Buonasera a tutti voi, bentrovati in diretta con Campionato dei Campioni, puntata speciale perché seguiremo le emozioni di Juventus Shakhtar Donetsk. Siamo già in grado di darvi le formazioni ufficiali con il nostro Stefano Peduzzi. Stefano. Ciao Andrea, buonasera. Juventus confermata, come vedete dal nostro titolo c'è Matri al fianco di Vucinic, Matri che ha vinto la concorrenza di Quagliarella. In tribuna invece è andato Bentner, che è sempre più lontano dalla Juventus. Vediamola la formazione 3-5-2, la scelta di Antonio Conte o Massimo Carrera. Scegliete voi, Buffon in porta, Barzagli, Bonucci e Chiellini, il terzetto difensivo e poi Lichtsteiner, Vidal, Pirlo, Marchisio e Asamoah a centrocampo, Matri e Vucinic in attacco. A disposizione ci sono Storari, Lucio, Cáceres, Pogba, Giaccherini, Giovinco e Quagliarella. Risponde lo Shakhtar di Mircea Lucescu, che vuole fare uno scherzetto alla Juventus anche per tenere la testa della classifica. Lo Shakhtar ha vinto la prima gara 2-0 all'esordio. Questa è la formazione ufficiale della squadra ucraina con Luis Adriano in avanti, ma attenzione soprattutto a Mikran, questo trequartista della nazionale armena che fa paura al dispositivo tattico difensivo della Juventus. Questa è la formazione dello Shakhtar. Benissimo, parleremo molto di questa partita, parleremo anche della formazione che domani il Milan schiererà contro lo Zenit San Pietroburgo. A me non resta che presentarvi i nostri ospiti, a cominciare dalla bellissima Sara Ripamonti. Buonasera Sara. Buonasera Andrea, buonasera ai nostri amici a casa. Cominciamo appunto a presentare gli ospiti. Buonasera ad Andrea Biavardi, direttore di For Men Magazine. Ciao a tutti, stasera due donne. Sei qui? Le donne. Trasmissione migliore, effettivamente. Ben ritrovata ad Alice Branvilla di Inter TV. Esatto, buonasera, buonasera a tutti. Buonasera Roberto Galì, ex allenatore Juventus. Giocatore. Calciatore della Juve, Roberto Galì. Ex allenatore Juventus. Ma allora c'è scritto male. E allora mi imbrogliate. Però, però. Buonasera ad Alessandro Iacobone dei Buonasera Non Evoluti. Buonasera. Milan Club Non Evoluti e... Per finire, buonasera Fulvio Collovati. Buonasera, ti hai messo un quarto d'ora a fare la presentazione. No, per finire perché ho cercato di certo, ricordiamo i contatti per scriverci. Di invitare Caterina. Ah, ok. Allora, ricordiamo sì, i contatti per scriverci. Ricordo i contatti per scriverci. Potete scriverci sul profilo Facebook di Campionato dei Campioni Odeon TV oppure sul numero di telefono 336-746384. E quest'anno una novità, potete mandare le vostre domande, scrivere le vostre domande sul sito calcissimo.com. Va bene, avete capito che Sara Ripamonti è innamorata di fatto, quindi non ci capisce più tanto. Andiamo subito ad analizzare questa formazione della Juve. Chiedo subito a Fulvio Collovati la formazione che si attendeva alla vigilia, a parte la scelta di Matri al posto di Giovinco. Ma direi di sì, tutto in linea con quanto ci si aspettava. L'unico dubbio era la spalla di Vucinic, poteva essere Giovinco, poteva essere Quagliarella, alla fine ha optato per Matri, non che non siano in condizione Giovinco e lo stesso Quagliarella, però la Juve ha talmente tante alternative che può permettersi il lusso anche in corsa di cambiare. Inizialmente gioca Matri, che secondo me può fare più da punta centrale con Vucinic che gira a largo, fa un po' anche un po' tipo Ibrahimovic. Io continuo a insistere perché tanti... E mi dicevano che ma come puoi paragonare Vucinic e Ibrahimovic? Non è il problema di paragonare, è chiaro che hanno caratteristiche diverse, probabilmente è migliore sicuramente Ibrahimovic, però è talmente importante Vucinic quanto lo era importante Ibrahimovic al Milan, nella Juve, Vucinic nella Juve naturalmente. Sì, Giovanni. No, il discorso è che non è che uno è più bravo dell'altro, a livello assoluto diciamo che Ibrahimovic è unico. È che però, se posso dire, i carichi di lavoro nella Juve sono distribuiti molto di più di quanto lo fossero distribuiti nel Milan. Cioè nel Milan c'era Ibrahimovic e la squadra che girava intorno. Qui invece... Qui c'è un po' di squadra ovunque, per cui può funzionare benissimo Matri di fianco a Vucinic, nel caso come stasera sembra di capire che si voglia puntare su una punta, chiamiamola la vecchia punta secca, il vero bomber d'area, ecco. Roberto Galli, una bocciatura per Giovinco oppure Conte, vedendo lo schieramento dello Shakhtar, pensa che Matri sia semplicemente più adatto? Penso che Conte o Carrera in tutte queste partite che hanno fatto fino a fare Champions e campionato abbiano azzeccato sempre le mosse giuste per le squadre che hanno incontrato. Quindi si è fatto questa scelta. Ma tu ci devi dire, scusa, ma chi decide? Ce lo devi dire, chi decide? Conte o Carrera? Decide Conte, dai. Conte. Poi a partita in corso non,
Tu pensi che perché qualcuno sosteneva, soprattutto nella partita di Firenze, ti ricordi, Nicolò Schiva diceva che Carrera aveva deciso lui la sostituzione di Pirlo, non era arrivato l'input dall'alto, perché io mi rifiuto di pensarlo, perché in un'ora di partita sei lì che puoi comunicare in qualsiasi minuto ormai attraverso i cellulari. Tra l'altro sì. Conte si è dimostrato, questa breve esperienza, è in grado di capire, essendo stato giocatore a lungo, di capire bene l'umore. Quindi sa benissimo che dopo il gol e dopo la prestazione, dopo anche le dichiarazioni di Matri, che era stato messo nel cassetto, potrebbe essere galvanizzato. Nello stesso tempo bravo. Giovinco, che è uscito lasciando la dichiarazione di essere felice di giocare anche 10 minuti e segnare sempre. Quindi in questo caso equilibra anche le... Allora, io approfitto di te, Alessandro, per aprire una parentesi, perché domani sarà impegnato il Milan in uno scontro decisivo per le sorti di Allegri. Siamo già in grado anche di ipotizzare una formazione, quella che vedrà opposto ai rossoneri contro appunto lo Zenit di Spalletti. Si è parlato molto di Spalletti anche come possibile sostituto in futuro di Massimiliano Allegri. Questo è il Milan che dovrebbe scendere in campo domani sera a San Pietroburgo con Abbiati tra i pali, il quartetto difensivo con Abate, Mexes, Bonera, Antonini, tre mediani, anche se Montolivo diciamo è quello più di qualità, con Ambrosini e Nocerino, poi il tridente con il ritorno di Robinho e El Shaarawy dietro a Pazzini. È un Milan che ti convince, è il Milan migliore che può schierare Allegri domani sera? Non so se possa essere il Milan migliore, perché Montolivo ancora non si è calato nella realtà Milan nella non giusta maniera. Si sta, non so se per problemi fisici, però il problema che gli si additava di nascondersi sempre, di non essere il leader delle squadre nelle quali ha militato, lo sta evidenziando anche nel Milan. Ma Boateng non c'è? Non pervenuto. Avete già fatto fuori Boateng? Sì. Boateng potrebbe cioè, dovrebbe ma è ipotizzabile un Milan così offensivo? Io ve lo chiedo. Secondo me è offensivo con El Shaarawy, Pazzini e lo stesso Robinho, perché poi il punto di domanda sono proprio le condizioni fisiche di Robinho. Cioè tu gli hai fatto fare 10 minuti, tra l'altro incazzato, nero, nel senso che è uscito dalla partita. Ma dovrebbe essere incazzato per i suoi problemi, perché è entrato in un approccio alla partita pessimo. È entrato senza corsa, senza voglia, non aiutando i compagni. Si è visto in negativo il subentro di Robinho, quindi voglio dire, ha poco da essere arrabbiato. Il motivo qual è? Cioè non si trova più bene? Il motivo è che adesso al Milan tutti si autorizzano a fare l'ammutinamento, a ruota tutti i personaggi. Perché probabilmente perché, vogliono perché arrivare al nodo comune. Perché la vittoria ha mille padri e la sconfitta è sempre orfana. Quando le cose vanno bene sono tutti felici, mi è piaciuta questa. Quando le cose vanno male è colpa di tutti ed è colpa di nessuno. Il discorso del Milan, quel Milan che abbiamo visto, se posso dire, vedendola dall'altra sponda, che spero che sia la formazione contro l'Inter. Ti ho messo vicino un'intervista, sei contento? Sono molto contento, non solo perché è interista. Tanto le interviste sono tutte così, belle e intelligenti. E cosa dobbiamo fare? Ma il discorso è che una formazione dove, a mio avviso, metti El Shaarawy, che sta dimostrandosi di essere l'uomo gol del Milan, mi spiegate che senso ha metterlo di fianco a Pazzini? Ma ne fai giocare o uno o l'altro? Non è punta. Tra l'altro, Alice, tu sei fresca di vittoria dell'Inter con la Fiorentina. Sì. Un Inter che ha cambiato negli ultimi tempi atteggiamento tattico, proprio alla luce di un disequilibrio mostrato nella partita contro il Siena, poi persa dall'Inter. È questo cambiamento anche consigliabile per Allegri? Lui continua a puntare su questo 4-3-3. Tu cosa ne pensi? I cambiamenti vanno sempre bene, perché in un modo o nell'altro, anche da un punto di vista magari psicologico, il cambiamento, se ti porta dei risultati positivi, poi te ne può portare degli altri. Certo è che secondo me il problema del Milan è proprio un problema interno, non so se anche all'interno dello spogliatoio, andando via Ibrahimovic, andando via Thiago Silva, forse si è rotto qualcosa, forse i giocatori non credono più nella società o nell'allenatore. Ha ragione, all'interno ma è facile, ipotizzare quello che ci preoccupava di più dell'abbandono di tutti i senatori, no? Nonostante l'età, forse era quello proprio del problema di spogliatoio e le dichiarazioni anche dei giocatori legati alla maglia della società. Ma hai sentito le dichiarazioni oggi di Gagliani? Gagliani dice è un allenatore ma dipenderà dai risultati. E lui oggi ha risposto. Significa che non, non,
significa che se i risultati vengono lo tieni. Ogni giorno c'è un nome nuovo. Ogni giorno c'è un nome nuovo, ha detto oggi Allegri in conferenza stampa. Io penso solo al Milan, gli è stato chiesto, ma potrebbe essere Spalletti il sostituto sulla panchina del Milan nella prossima stagione? Lui ha detto, non lo so, io sto pensando soltanto alla squadra. Un Allegri sicuramente nervoso anche alla luce delle dichiarazioni, come diceva Fulvio di ieri, da parte di Adriano Galliani, che di fatto non lo ha confermato sulla panchina del Milan, ha detto tutto dipenderà dai risultati. Ma Roberto Galliani, con la tua esperienza, che idea ti sei fatto di questo Milan? Si parla tanto e forse solo di mancanza di qualità, però alla fine è anche forse anche la personalità a mancare a questa squadra. Ma sono andati via due giocatori importanti che non sono stati rimpiazzati sicuramente con la stessa qualità. Ma sappiamo già benissimo che la mancanza è soltanto di Ibrahimovic, che ha fatto quel gol che ha fatto. La squadra del Milan, ma ho sempre detto che comunque la squadra non è mai stata una grandissima squadra. Lo sanno, il problema è che quando non ci sono i risultati, adesso in questo momento qui non ci sono i risultati, quindi almeno abituati a farli, in questo momento qui tutti si sentono padroni di dire qualcosa e non di dire niente. E poi l'allenatore è sempre quello in bilico, insomma, mancano i risultati. Stefano, l'atmosfera dello Juventus Stadium? Tanto entusiasmo, anche se c'è stata una polemica in queste ore antecedenti alla partita, perché la Juventus ha fissato i prezzi delle curve a 40 euro, cosa che non è piaciuta a molti tifosi. Infatti, mentre le telecamere stanno inquadrando gli spalti, sullo sfondo notiamo che c'è qualche buco. Più di uno, sì. Stiamo vedendo sullo sfondo, non so se ci sono stati problemi all'ingresso. Comunque c'è anche questa polemica, squadra che adesso stanno ascoltando l'inno della Champions e tra poco sarà Juve Shakhtar. Va bene, allora facciamo così, anticipiamo di qualche secondo la pubblicità, poi ci ritroviamo qui in diretta per vivere le emozioni di Juventus Shakhtar Donetsk. Allora, manca pochissimo al fischio d'inizio di Juventus e Shakhtar. Chiedo ad Andrea Biavardi un pronostico, che partita si aspetta. Ma se io, no, Stefano, deciso. Ci hai messo qua. No, ne ho parlato anche prima, io ho l'idea molto chiara, ma vorrei detto, che gli juventini la prendessero lui. Come una gufata. Secondo me la Juve vince con almeno due gol di scarto. Perché per me questa Juve in Europa la fermano in pochi. Non c'è il rischio del contraccolpo psicologico dopo la goleada alla Roma? Ma quale contraccolpo? Allora, campionato è campionato, la Champions è la Champions. Vuoi che abbia avuto la concentrazione ai massimi livelli in campionato contro la Roma e contro lo Shakhtar? No. Cui, anche perché vincendo questa partita, non dico che ipotechi, ma metti già... secondo me un bel piede nella qualificazione, però chiediamo i pronostici, dai. Allora, bene, hai detto 2-0. Mi avrei detto 2-0. Io ho detto due gol di scarto. Due gol di scarto a favore della Juve. Alice? Anch'io 2-0. Facciamo 3, dai, oggi sono buono. 2-1 per la Juve. 2-1 per la Juve. Alessandro? 2-0. 2-0. 3-1. Attenzione, perché tutti e due gol di scarto abbiamo dato. Questo Shakhtar non è una squadra così remissiva, vero Roberto? Preoccupa l'allenatore, sì, ma non conosce l'allenatore esperto, conosce bene il campionato italiano, conosce bene la Juventus. E va quindi bene. Bisogna stare attenti perché sa scegliere tatticamente i giocatori ideali per la squadra. Stefano, il fischio d'inizio. Fischio d'inizio, Juve e Shakhtar pronte per questa seconda giornata di Champions League. Poco fa vi riferiamo in presa diretta praticamente le parole di Beppe Marotta, che leggiamo da tuttojuve.com. Ha fatto un commento veloce sul mercato, top player, discorso che la Juve purtroppo non riesce a realizzare, top player che potrebbe essere inseguito nel mercato di gennaio, visto che Llorente è ancora un obiettivo, visto che Bednar sembra che non rientri più nei piani tattici di Carrera e Conte. Partita iniziata da 10 secondi, subito un fallo per la Juventus. Juve che attacca da sinistra a destra, Shakhtar con la consueta maglia arancione. Juventus questa sera in bianconero, schierata da Massimo Carrera col 3-5-2. Chiedo alla regia di rivedere nuovamente la formazione della Juventus. Sì, c'è Matri al fianco di Vucinic, e la Juve titolare per così dire, con Buffon in porta, Barzagli, Bonucci e Chiellini in difesa, Lichtsteiner, Vidal, Pirlo, Marchisio e Asamoah a centrocampo, Matri e Vucinic in avanti. Dicevamo di Bednar che è andato in tribuna, in panchina ci sono sia Giovinco sia Quagliarella pronti ad entrare in caso di necessità
Nel secondo tempo Juventus alla caccia dei tre punti questa sera, visto che lo Shakhtar ha vinto la prima partita al debutto, dunque Shakhtar che guida la classifica a quota 3, poi Juventus e Chelsea a quota 1, dunque Juve che vuole portare a casa i tre punti in casa, ritorna a giocare una partita di Champions dopo tre anni, è il debutto nello Juventus Stadium, partita che adesso... siamo già al terzo minuto, partita che sta vedendo appunto un calcio di punizione per lo Shakhtar. Meglio forse lo Shakhtar, Stefano. Sì. In posizione offensiva in questo momento la squadra di Lucescu, seguiamo questo calcio di punizione. Calcio di punizione per lo Shakhtar, siamo ai 30 metri, parte... Sì. Con il sinistro, il contropiede, attenzione della Juventus, avviato da Matri, ma perde subito palla l'attaccante della Juventus, fa gioco adesso lo Shakhtar. Fulvio, le parole di Marotta, Bentner, abbiamo capito che non è un top player, forse sarebbe stato meglio dirlo prima, un giocatore che non è mai entrato a questo punto nelle grazie allora, di Conte. Allora, premesso che non può ancora essere in condizione perché ha fatto... è l'ultimo arrivato, per cui non si è probabilmente ancora integrato nei meccanismi di allenamento della Juventus, però detto questo non si capisce... il motivo per cui allora primo va in tribuna, secondo Marotta rilascia una dichiarazione del genere e terzo perché l'hanno comprato. Non, a questo punto non riesco a capire, non l'hai comprato perché potevi benissimo andare avanti con Giovinco, Mate, Quagliarella e Vucinic, quattro punte e poi a gennaio potevi eventualmente optare per un altro attaccante. Sei d'accordo, Gavardi? La domanda che volevo fare anch'io a Fulvio però, ma perché l'hanno preso? Ma io non ti posso dare una risposta, se non te lo dice Marotta. Allora, scusami, il discorso come faccio è, di Ben è stato detto tutto e contrario di tutto, che è top player, che non lo era, che forse vedremo, eccetera. Certo che se un giocatore pensi che vada in forma, mettendolo in tribuna è un po' dura, Anche perché ormai alla Juve da due mesi Roberto Galia, un giocatore se lo considerano, se viene considerato dall'allenatore, qualche minuto lo fa, allora, anche con una discreta continuità. Non riesco a capire la mossa di questa Juve. Perché al di là che non è un top player, quindi, ma questo penso che gli addetti ai lavori ce lo sapevano. E non so poi in che forma è arrivato, quindi non riesco a capire la motivazione di come sia venuto qua. Questo non riesco a capirlo. Probabilmente non è in condizione, non penso che uno debba giocare nella Roma, nella Juve solo se è un top player. Cioè, no, c'è sempre che, comunque la via di mezzo. Se è meno un top player sarà anche il campo a deciderlo. È vero che la Juve perché... ha puntato tanto sul top player nel corso della sessione di mercato, quindi... Insomma, anche i tifosi magari si aspettavano qualcosa di più. È quello che lascia perplesso. Cioè però sai, anche noi abbiamo preso Forlan due anni fa, l'anno scorso, quello che è. Però abbiamo un biglietto da visita diverso rispetto a... Esatto. Questo ha dimostrato però, Sì. Insomma, è arrivato all'Inter, insomma. È arrivato all'Inter è dimostrato con la nazionale, doveva essere il sostituto di Eto'o, perché è arrivato... I giocatori purtroppo arrivano con queste... aree attorno che hanno, no? Ma lì non puoi le creano le società e i giornalisti amici delle società, perché non avendo soldi montano un pandemonio sui giocatori, perché stavano parlando sbagliato la società, ieri è arrivato poche puntate fa a luglio parlavamo del fatto che si parlava puntate intere di destro, un giocatore che in altri calciomercati di 10 anni fa sarebbe stato una nota in un articolo e quindi Gavardi poi sarà ripagato. Non confondiamo Bentner con Forlan, cioè Forlan arriva reduce da una stagione buona, con una grande fama, aveva appena fatto, se ben ricordo, il mondiale, l'aveva fatto a un certo livello, però... arriva qui ed è una sola totale. Ma non è una sola, non si è integrato, ha avuto infortuni, esatto. Ma nel momento in cui prendi Forlan non puoi imputare nulla alla società. Sentiamo da casa cosa dicono, un grande Fulvio. Giocatore, Sara. Poi dopo c'è. Ci scrive Liam, biglietti aumentati di prezzo allo Juventus Stadium, no panico, è solo per pagare gli avvocati a Conte. Poi ci scrive Paolo, devono finire di pagare lo stadio nuovo e ancora Gigi dice con questa crisi è ovvio. Cronaca di Peduzzi e poi come vi dicevamo, adesso la regia sta inquadrando la tribuna sullo sfondo, magari tu sai dirmi che settore è. Sì, lo spicchio della curva. Attenzione William, area di rigore, Luis Adriano, lo Shakhtar, pericolo! Pericolo per la Juventus, pallone giunto sul secondo palo a Luis Adriano che non è riuscito a colpire, brividi per la difesa della Juventus, sesto minuto, la prima occasione per lo Shakhtar, non è riuscito a colpire l'attaccante brasiliano, grossi brividi per quanto riguarda la Juve, Shakhtar che ha iniziato davvero molto bene.
Sì, allora, possiamo dire è andata bene la Juve. Lo possiamo dire, Roberto, sì, cioè, sì, perché sì, su un cross, tra l'altro tagliato, basso, sul secondo palo, un po' vi ricordate quello che è successo domenica a Marchisio, che è arrivato praticamente in spaccata e non ce l'ha fatta a far gol. Praticamente qui il giocatore dello Shakhtar, non mi ricordo chi era, praticamente sul secondo palo ha calciato però di stinco, ha calciato non di piatto, di stinco. Sono messi davvero molto bene, questi. Uno sguardo provocatorio di Biavardi. No, mi rifaccio alla mail del nostro telespettatore, sì, professore degli avvocati, fa la battuta. No, la cosa incredibile è che avrete letto che l'avvocato Buongiorno, che è l'avvocato che Conte si è preso per difendersi all'Atnas, è entrato a far parte del consiglio di amministrazione della Juve. Allora, i casi sono due: o cercavano una figura di spicco, oppure forse per pagarla di meno, non lo so. Perché volevano giocare in casa. Tanto ti do una notizia, Benfica, tanto do una notizia, Benfica 0, Barcellona 1, udite chi ha fatto gol? Messi. 1-0 gol di Messi. Strano. Io volevo invece dire una cosa sul prezzo dei biglietti, perché è un problema un po' generale, perché anche a San Siro tante persone si lamentano che al terzo anello il biglietto per andare a vedere la partita costa minimo 25 euro, quindi le famiglie, insomma, si dice tanto di riportare le famiglie allo stadio, I costi sono elevati, quindi penso sia un problema fatto San Siro economico. A parer mio, personalissimo, sì, si sta macchiando anche di una grave ingiustizia, che è quello di confinare i tifosi ospiti al terzo anello, dove sono veramente lontani dal campo. Vabbè, ma tra un po' ce ne andiamo, non si possono fare neanche va bene, allora, una Juventus un po' timida, Galia? No, diciamo che in questi minuti si è visto fare più gioco a parte dello Shakhtar, che piuttosto, di solito è abituata la Juventus a fare gioco, no? Sì. Invece qui dà l'impressione che stia facendo gioco lei, e lei stia giocando un po' più di rimessa. La Juve è un po' timorosa. Peduzzi, cronaca. Attenzione, il cross da parte di Rat, non alza il pallone, libera la difesa della Juventus. Shakhtar, che sta facendo davvero molto possesso palla, schierato con questo 4-2-3-1, con molto movimento, soprattutto da parte degli attaccanti, che sta mettendo in difficoltà la Juve. Juve che in 8 minuti di fatto non ha ancora collezionato una vera palla gol. Vabbè, è una Juve un po' Guardinga, cosa dici? Vero. Un po' Guardinga, però sta che è vero, ha ragione quello che ha detto Roberto Gallia. La Juve che fa possesso palla, ti comprime nella tua metà campo, ti aggredisce, è una Juve poco aggressiva, aspetta lo Shakhtar, evidentemente ha paura del contropiede. Però Jacobone, dopo la concedere spazio allo Shakhtar, a Stamford Bridge forse ci si attendeva un approccio diverso da parte dei bianconeri. Beh, di solito il gioco lo fai quando hai la palla, in questi primi minuti della partita la palla la Juve la gestisce veramente poco, è forse sorpresa da questo possesso palla e da piedi che si stanno rivelando migliori di quello che si potesse prevedere. Bisogna vedere se c'è un buon palleggio. Se l'hanno deciso la Juve, fargli fare questa loro. Il centro, sì, una volta. Beh, oddio, io li vedo anche correre a vuoto, quindi non penso che stiano aspettando e basta. La Juve sta correndo dietro la palla. Direi che il centrocampo sta facendo, lasciando un po' a desiderare. Vabbè, ma all'inizio, c'è in Champions, non è che puoi partire come fai in campionato. Dicendo, adesso, poi fra 10 minuti cambierà tutto. Per ora vedo che a centrocampo non toccano. La cosa strana, Andrea, è che al nono minuto, lo stiamo sentendo anche dall'audio dell'ambiente dello Juventus Stadium, è calato il silenzio, cioè c'è un clima davvero surreale allo Juventus Stadium. Ecco, non capiamo se è una forma di protesta magari dei tifosi che sono all'interno, che hanno pagato caro il biglietto, e se è la paura da parte dei tifosi per questo inizio davvero molto importante da parte della squadra di Lucescu. Attenzione, lo Shakhtar attacca sulla sinistra, Willian davanti all'area di rigore, appoggia indietro, aspetta l'inserimento da parte di qualche compagno, il destro dalla distanza, che da parte Shakhtar, di Ucham. Decimo minuto, seconda occasione per lo Shakhtar, un tiro dai 25 metri, un bel tiro che finisce però 2 metri lontano dal palo. Allora, dopo 10 minuti, Fulvio, due occasioni per lo Shakhtar, nessuna per la Juventus. Quello che dicevamo prima, cioè una Juve, vedi, c'è un po' di preoccupazione anche per Carrera, che sta praticamente chiedendo ai propri uomini, insomma, facciamo un po' più attenzione, perché stanno concedendo troppo campo. Evidentemente è una Juve che vuole giocare di rimessa, non so, questa è una tattica magari voluta. Comunque una correzione, non ha fatto gol Messi, attenzione, il passaggio di Messi ha fatto gol. Chiedo venia, ha fatto gol Sanchez. Beh, comunque Leo Messi. Un altro fallo per lo Shakhtar. Un altro fallo per lo Shakhtar. Siamo ai 30 metri, 25-30 metri. Fallo da parte di Bonucci su Luis Adriano.
Allora, seguiamo la battuta prima di andare in pubblicità, anche se la fase si sta un po' rallentando per le proteste di Leonardo Bonucci, forse il più falloso, Stefano, di questo inizio di partita. Sì, 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 sì. Undicesimo minuto, attenzione, calcio di punizione per lo Shakhtar, Buffon che ha piazzato due uomini in barriera, tutto pronto, undicesimo minuto, è pronto Willian a battere questo calcio piazzato. Probabilmente tenterà il cross in area, anzi no, appoggia proprio vicino a sé Fernandinho indietro e lo Shakhtar che sta... Inspiegabile questa battuta del calcio di punizione, tratto da buonissima posizione. Allora, con la Juve che soffre andiamo in pubblicità, poi torniamo con la cronaca in diretta. Attenzione, altro pericolo per la Juve, Stefano. Willian atterrato in area di rigore, l'arbitro Nieuws olandese ha fatto proseguire, abbiamo visto un solo replay, contatto davvero molto dubbio. La Juve che adesso cerca di reagire, Vucinic sulla destra, il cross sul secondo palo, non ci arriva Matri, pallone che sfila sul fondo. Questa è una grande occasione per la Juve, Stefano. Sì, c'è stato un cross basso da parte di Vucinic. Matri nell'area piccola non è riuscito per un niente a toccare il pallone. Forte teso il cross di Mirko Vucinic. Seguiamo il calcio d'angolo per la Juve. 14esimo, la battuta indietro a Samoa. Tenta il cross l'ex Udinese sul secondo palo, pallone che sfila. Però una minima reazione Fulvio c'è stata in sì, questo caso. Allora intanto il Cluj è andato in vantaggio col Manchester United 1-0, non mi chiedo che ha fatto gol perché rischia di sbagliare. No, però comunque un gol clamoroso. E poi un nome strano. Comunque allora c'è stato, possiamo dirlo, un calcio di rigore netto. Una trattenuta da parte degli Steiner. Per essere obiettivi, non siamo qui per fare i tifosi della Juve, anche se ci auguriamo che la Juve passi il turno, vinca questa sera, però il rigore era netto, le immagini erano inequivocabili. Poi subito dopo c'è stato questo sempre un cross rasoterra. Attenzione, ho sempre detto che Vucinic è l'uomo assist e dove per un soffio non è Galia, a questo punto insomma, non è una Juve quantomeno che cerca di reagire. Non è stato un atteggiamento voluto quello iniziale, visto la pronta reazione dopo il pericolo scampato? Ma le partite internazionali sicuramente sono diverse da quelle che sono di campionato. Sono sempre squadre forti che hanno vinto il loro campionato, sono seconde, quindi sono partite diverse. Ma diverse cosa intendi? Diverse a livello internazionale, già si è visto col Chelsea, ma si vedrà anche più avanti, quello che riesce a fare in Italia probabilmente non riesce a farlo. Non ha abbastanza forza. Ma perché le squadre sono più esperte? Sono più esperte, hanno meno paura. Sicuramente hanno più esperienza, sono squadre che fisicamente sono più forti rispetto anche le nostre. A livello fisico ma anche a livello di carattere, di responsabilità, di forza, di personalità. Poi si fanno anche meno calcoli. Anche squadre che magari sulla carta possono sembrare deboli, no? Nel loro campionato. Beh, tu guarda il Cluj che andate in vantaggio. Ci sono anche un sacco di squadre che giocano a viso aperto, forse. Giocano a viso aperto. Da casa cosa dicono, Sara? Giuseppe ci scrive, chissà perché hanno preso Bentner, cosa nasconde questo strano acquisto? Poi ancora per il prezzo caro del biglietto scrive Bader, ma siamo pazzi. L'anno scorso mini abbonamento Champions per il Milan a 75 euro e ci siamo gustati tre partite tra le quali c'era Milan-Barcellona nel secondo anello arancio. Poi Armando dice giustamente non vendono le macchine, vendono i biglietti. E per ultimo Matteo Medici ci scrive da casa. Attenzione, Texeri in area di rigore cerca lo sfondamento, recupera il pallone Buffon. 17esimo, altro pericolo per la Juve. Sì, Sara, proseguiamo. Matteo Medici ci scrive da casa, allora è giusto che lo stadio sia vuoto. Ecco, ma c'è questa sensazione di vuoto, di guarda, silenzio? Allora, io penso, Fulvio, penso che sia stata una sorta di forma di protesta da parte dei tifosi della Juventus, perché esattamente al 15esimo hanno iniziato a tifare, hanno iniziato ad applaudire, per cui sai che solitamente quando una tifoseria organizza una protesta i primi 15 minuti stanno in silenzio e poi iniziano a tifare. Adesso stiamo cercando di verificare su alcuni blog se per caso c'era qualcosa insomma di organizzato in questo senso. Sì, perché lo ripetiamo, non c'è il pienone allo Juventus Stadium, che è già di per sé una notizia. I costi del biglietto sono arrivati a livelli eccessivi, evidentemente ritenuto dai tifosi, e quindi c'è questo Juventus Stadium che al ritorno della Champions League a Torino dopo tre anni si presenta un po' spoglio in certi settori. Questo non è piacevole, perché insomma è uno stadio tanto decantato, possiamo dirlo, bello, bellissimo, però vederlo così un po' spoglio fa un po' sensazione. Comunque Juve, lenta e prevedibile. Lenta e prevedibile, sei d'accordo Peduzzi? Poi andiamo dalla Alice.
Scusami? Lente prevedibile questa Juve? Sì, assolutamente. Non Shakhtar che sta facendo la partita, sta manovrando moltissimo in fase di possesso palle. Poi Shakhtar che è andato vicino al gol in due circostanze. Vorrei aggiungere soltanto una cosa. Sul profilo Facebook di Anna Maria, tifosa juventina che collabora per molte radio di Torino. Attenzione però, la Juventus che attacca! Il tiro di Marchisio sopra la traversa, seconda occasione per la Juventus. Vedi che una la Juve che ci crede. Zitta, zitta, 4-4, due palle gol. A questo punto partita bellissima. Allora, vi confermo che era in programma una forma di protesta da parte dei tifosi juventini. Scrive Anna Maria su Facebook, mi spiace dover scrivere queste cose, la società si merita lo stadio mezzo vuoto e in silenzio. Non voglio i bandieroni, bene, allora stiamo in silenzio, senza coreografia né colore. Ma e nessuno si di prezzi? Lamenti. Cioè, sì. Ma pare ci sia anche una questione a questo punto anche di striscioni, visto che gli striscioni si sapeva, infatti effettivamente ce ne sono pochi questa sera, dobbiamo e dire sono la verità. Capovolti comunque come nella partita di campionato. Contestazione a questo punto ufficiale del tifo bianconero allo Juventus Stadium contro i prezzi dei biglietti, contro gli striscioni. Contestazione, non usare questo termine. Una forma di protesta. Una forma di malumore da parte della tifoseria, insomma, non penso che sia la prima partita ufficiale in casa di Champions League dopo 6-7 anni. In qualità di tifoso, seppur rosso-nero, posso dire che è una forma di protesta civile, nel senso non stanno facendo... In altri casi ho visto sedi di società di calcio assediate con modi barbari. In questo caso è una protesta civile ed è giusto che le società si rendano sempre più conto che il tifoso è essenziale. Puoi avere lo stadio bellissimo, puoi avere la mochetta al posto del campo, ma se non hai i campioni nel campo e i tifosi che fanno la coreografia e che fanno spettacolo, lo sport, il calcio... come cinema, come tutto teatrino, va a smontarsi. Questa è la letterina di Natale per Galliani. Sarà la di Natale, però è così. Neanche troppo implicito, Alessandro Iacobone. Se con la mochetta, in qualche modo lo devi pagare. Sì, ho capito. Lo paghi. Non è che lo paghi se mancano 1000 tifosi. 2000. Ecco, Fulvio, tra l'altro, Andrea Lo Sappio su tutto Mercato Web ha fatto davvero un bel pezzo che riepiloga anche alcuni prezzi di questa sera. La politica dello stadio e l'errore della Juventus. Si parla addirittura di prezzi attorno ai 200 euro per quanto riguarda la tribuna. Nel pezzo che ha scritto Andrea Lo Sappio, insomma, a 1000 giorni dall'ultima partita in casa della Juventus in Champions, ci si aspettava magari qualche prezzo. Almeno la prima, giustamente, come diceva. Va bene, torniamo al match, Stefano. Torniamo al match che vede ancora protagonista lo Shakhtar di Lucescu. Sta facendo, come dicevamo, molto molto possesso palle in questi primi 20 minuti. Lo Shakhtar che gioca sicuramente bene e una Juventus attendista che sta giocando prevalentemente in contropiede. Non si è ancora accesa soprattutto la Juventus sulle fasce, come succede spesso con Lichtsteiner e Asamoah. Inquadrano Pavel Nedved in tribuna. Una curiosità su Nedved: è arrivato allo stadio, pensate, 2 ore prima della partita, alle 18:45 era già all'interno. Più in partita Nedved che i giocatori stessi. Dato che ha la poltrona in pelle, quanto l'ha pagato il biglietto lui. Sentiamo Sara, da casa sono molto partecipativi stasera. Abbiamo chiesto ai nostri amici a casa se c'era rigore per lo Shakhtar, hanno risposto Paolo, dice rigore netto, Fabio dice più sì che no, e ancora Massimo dice solita Juve, ci scrive Antonio, no, Rizzoli ha detto di no, poi ancora Remo, io non mi esprimo più, ormai sono tornati i tempi di Calciopoli per quanto riguarda il campionato italiano. Invece per la Champions ha messo la buona parola quel gobbo di Platini. Ancora Paolo ci scrive sì, ormai Conte sta pilotando le partite, e Marco dice sì, c'era rigore. C'è una battuta anche da parte di Marotta sul tema spettatori, gli è stato chiesto a Sky Sport, gli hanno chiesto poca gente questa sera allo stadio. No, noi siamo felici di avere 30.000 spettatori in una partita di Champions. Questa è la risposta forse anche un po' ironica da parte di Marotta. Beppe Marotta, io chiederei a Roberto Gaglia che prima della partita aveva detto che evidentemente Marcello Lucescu, un allenatore preparato, che poteva sorprendere questa Juve. In che cosa appunto la Juve è stata sorpresa da questo Shakhtar Donetsk? Penso che la cosa primaria sia quella di gestire lei il gioco, di lasciare il gioco alla Juve. Rimane molto corta e non li fa ripartire, e poi tiene lei il pallino del gioco, che quando tiene il pallino del gioco sa che rischia il meno possibile. Stefano,
Ancora lo Shakhtar, attenzione William, la botta! Pallone respinto, ancora William, attenzione in area di rigore! Non è fuori gioco il tiro! Goal. Lo Shakhtar passa in vantaggio, 23esimo minuto, ha segnato Teixeira, vantaggio meritato per quello che ha prodotto lo Shakhtar in questi primi 23 minuti di gioco. La squadra di Lucescu passa in vantaggio allo Juventus Stadium, freddato da questo gol di Teixeira, 23esimo minuto, il gol dello Shakhtar. Clamorosa Torino, Juve sotto 1-0 al 23esimo minuto contro lo Shakhtar Donetsk. Ne stavamo tessendo le lodi fino a pochissimo fa. I brasiliani stanno facendo ammattire i difensori bianconieri, un vantaggio meritato, Fulvio. Allora, cioè, la partita bisogna leggere. È vero che la Juve ha avuto due opportunità, soprattutto in contropiede, nelle ripartenze, però è anche vero che sta giocando meglio, sta giocando meglio. Lo Shakhtar, non c'è niente da fare nel calcio. Tra l'altro, un'altra sorpresa delle sorprese, batte Borisov 1, Bayern di Monaco 0. Continua le sorprese, sotto lo United, delle sorprese. Anche grande colpa di Bonucci che si è fatto, ma se continuavi a giocare così, prima o poi il gol lo prendi. Galia, no, quello è sicuro, però. Stanno giocando bene, la Juve deve cambiare marcia. Ha detto bene Galia, deve aggredire di più. Una alla volta, Galia, poi Biavardi. Non è colpa specifica del giocatore, qui è la squadra che sta un po' penando e si vede. Insomma. Quindi una colpa globale, dice Galia. Stefano, seguiamo questa azione e poi Biavardi. Il cross di Samuele di rigore, Vucinic non riesce a colpire, anzi era Bonucci, recupera lo Shakhtar. Dopo il gol segnato dallo Shakhtar è salito il tifo da parte del popolo bianconero per spingere la squadra di Carrera quantomeno al pareggio, quantomeno a una reazione. Ma ancora lo Shakhtar, attenzione, ci sono 5 giocatori che contrastano William. Adesso ancora la squadra di Lucescu che può distendersi. William lascia la palla, anzi la tiene ancora lui, fa ammattire letteralmente la difesa bianconera. Ancora William, palla al piede, che numero, l'appoggio, poi c'è un rimpallo, attenzione, rischia qualcosa di troppo Chiellini, può respingere ma sbaglia il passaggio in avanti, tanti errori anche in fase di impostazione da parte della Juventus. Pirlo non si è ancora acceso questa sera. Pirlo non si è acceso e tra l'altro non mi sembra neanche troppo pressato, in quanto proprio la palla è sempre tra i piedi dei giocatori dello Shakhtar. Attenzione, Vucinic al limite dell'area di rigore, Vucinic, il destro, la palla è ancora lì, Marchisio, anzi era Matri, pallone in corner. La reazione della Juve, gli applausi dello Juventus Stadium. Ma c'è, la reazione c'è. No, la reazione c'è, ma devono collegare i reparti. Cioè c'è il centrocampo che gioca staccato dalla difesa e dall'attacco. E poi soprattutto devono, come in qualunque 3-5-2, ci arrivo anch'io che non sono un tecnico, devono tornare indietro, non tornano, e se non tornano i tre... Calcio d'angolo, ecco il 5esimo, ecco Pirlo, pallone basso, gol! Il pareggio della Juventus, palla all'incrocio dei pali, ha segnato Bonucci, che gol 25esimo, il pareggio della Juve. Che gol di Leonardo Bonucci, Stefano, raccontiamolo. Raccontiamolo, Pirlo, pallone basso, ha raccolto Bonucci, penso di prima, pallone sotto l'incrocio dei pali. Questo giocatore ogni volta che lo si contesta risponde o con un gol o con una grande prestazione. Un gol meraviglioso, un gol bellissimo, un gol di prima. Tu l'hai mai fatto un gol così, Fulvio? Ma no, assolutamente no. Il ruolo è quello. Fatto. Allora, un gol bellissimo, calcio d'angolo, raccontiamolo, calcio d'angolo. Palla all'indietro da parte di Pirlo, praticamente bassa, calciato al volo, in girata, Vucinic all'incrocio dei pali. Bonucci, un gol bellissimo. Esultanza polemica. Bravo Jacopo Buoni, infatti che Stefano lo notava. Perché Stefano? Perché ha guardato il pubblico, ha detto guardate la faccia, ho segnato io. Sciacquatevi la bocca, no, perché indicava la bocca piena come... Ovviamente è uno dei giocatori sicuramente più contestati. Avete visto la polemica anche lì? L'ha fatto, vedo la televisione. L'ha fatto. È risultato 30 secondi prima perché il nostro è in ritardo, il nostro schema. Perché diciamo, sicuramente fra qualche minuto magari tutto Juve.com sottolineerà questa esultanza. Stefano, ancora in cronaca. Fernandinho, l'appoggio sulla destra, Serna, Fernandinho ancora indietro. Fischi dello Juventus Stadium per fermare l'offensiva da parte dello Shakhtar. Attenzione, pallone in area di rigore, fa buona guardia Bonucci, vediamo se assegna il corner, rimessa dal fondo. Che carattere questa Juve, Galia? Ma non lo sappiamo, non è che anche col Chelsea si è visto nel secondo tempo la squadra e il carattere che ha. Qui poi è importante che sia anche cinica, no? La prima azione, fare gol non è così semplice, quindi certo, diventa importante per proseguo della... Attenzione che tra poco ci potrebbe essere il primo cambio nella Juve. Addirittura, già prima della mezz'ora, primo cambio. Vediamo chi sarà tra poco dopo la pubblicità.
per poter prenderla. Però lì c'è una partita bellissima a questo punto. Sì, da una parte e dall'altra, insomma, si è vista anche subito la reazione della Juve, che magari va a vincere la partita, chi lo sa. Definiresti questa Juve provinciale? Non lo chiedo a te per caso, eh? Con simpatia provinciale, sì, no, vabbè, è una Juve propositiva, una Juve che comunque reagisce nel momento di difficoltà, sai, magari le provinciali stanno un po' di più ad aspettare l'avversario, quindi non tanto provinciale. Fulvio, fuori onda dicevi che quando comunque è un periodo positivo ti vengono gol anche come quelli di Leonardo Bonucci. Assolutamente, poi non solo, ma insomma io non vorrei soffermarmi troppo, altrimenti sei tifoso juventino, però nel calcio ci vuole anche obiettività. Quando le cose ti vanno bene, ti gira tutto bene, ti gira anche il calcio di rigore che secondo me era clamoroso, era netto, non è stato segnato. Ha fatto un gol meraviglioso, bellissimo, Bonucci, un difensore, per cui non ti aspetti mai che un difensore faccia un gol del genere, però questo è positivo per la Juventus che sta reagendo, anche se è una partita difficile, perché può far gol la Juve perché ha già avuto due o tre occasioni, ma può anche rischiare di prendere. Eh sì, perché Andrea Biavardi non ha risentito la Juve dello svantaggio, non ha risentito lo Shakhtar del pareggio. No, noto un maggiore pressing, ecco, centrocampo. Io continuo a insistere sul centrocampo perché in realtà i problemi sono... Pirlo, come lo vedi? Ma non l'ho ancora visto, non ho ancora messo gli occhiali. Ha perso anche un po' troppi palloni, mi pare. Stefano, c'è una marcatura particolare riservata a Pirlo? Assolutamente no, una cosiddetta marcatura zona, gli lasciano almeno 10-20 metri come raggio d'azione, mi sembra proprio Pirlo. No, è lì che passeggia. È vero Andrea? Passeggia non è molto nel vivo dell'azione. Ma ripeto, il problema è che sono molto scollegati i reparti per ora. Allora, come fanno poco girone della Juventus, Chelsea 1, Norgelland 0. Beh, per cui questo è il risultato. Complimenti per la pronuncia. Si dice Norgelland? Prevedibile. Perché Stefano si sta riscaldando Casares insieme a Quagliarella? Perché Carrera non è assolutamente soddisfatto del primo tempo dei suoi, soprattutto della prova di due attaccanti. Come diceva Biavardi, c'è troppo distaccamento fra i tre reparti. Ha richiamato più volte sia Matri sia Vucinic per cercare di aiutare i compagni. Attenzione però, Lichtsteiner in area, la palla che è lì! Vidal non è riuscito a colpire, 34esimo. Juventus che sta crescendo comunque in questi ultimi minuti. Sì, sta accorciando. Sara da casa, cosa dicono? I nostri telespettatori continuano a scriverci, ci scrive Stefano, come stadio non esaurito, cercate i biglietti fino a ieri sera e la risposta è sempre stata la stessa, tutto esaurito. Poi ancora Liam dice, 40 euro per vedere la Juve, con 15 euro a San Siro ti guardi la partita nella Nord, questo è il rispetto per i tifosi. E poi ancora scrive Giorgio, 30.000 spettatori allo stadio, davvero pochi. Alice, sei dalla parte di questo tifoso interista oppure la Champions è sempre la Champions? Vabbè, la Champions è sempre la Champions, cioè non stiamo a girarci intorno. Anche a me dispiace non sentire la musichetta della Champions a inizio partita, o no? Si può scaricare sul cellulare. Ce l'ho, ma ogni volta che la sento mi viene il magone, allora per evitarmi di attirare negatività. Ma tu cosa parli? Loro l'hanno vinta 2-3 anni fa, gli interviste. Ecco, ma io ne ho vinte tante, non è questo. Sempre la solita storia. Vabbè, comunque stavamo facendo... La storia, semplicemente la storia. Stavamo facendo un altro discorso. Sì. Non stavamo parlando del Milan, dicevamo appunto, ovviamente le partite di Europa League si pagano meno, insomma è stato fatto poi una specie di abbonamento quest'anno dove le partite di Europa League, se non erro, le prime tre entrano gratis. Dai, diciamo, esatto. Non ti vergognare. No, l'ho appena detto, entrano gratis, quindi ci sta, insomma, l'Europa League non è un modo per denigrarla, però. Fulvio, stavi dicendo che la Juve sta riuscendo ad alzare il baricentro? Sì, secondo me sì, poi magari è anche un po', vai Stefano, magari è anche un po' frenata perché, insomma, questa è una squadra che ha due o tre peperini di davanti da William sta facendo veramente una partita incredibile. Questa è l'attuale classifica del girone della Juve con lo Shakhtar primo insieme al Chelsea, la Juventus in questo momento è terza nel girone, il North Zealand lo sapevamo che era, diciamo, la Cenerentola, la squadra meno favorita di questo girone, lo sta dimostrando con la sconfitta del turno precedente con lo Shakhtar. Vedendo questa classifica ti dimostra quanto è importante per la Juve questa sera fare il risultato, assolutamente.
Davvero. Non può permettersi di pareggiare. Jacobone, Carrera l'ha definita, lo Shakhtar, la squadra più pericolosa fra quelle di seconda fascia. Voi domani sera affrontate lo Zenit, sei d'accordo? Rischia più il Milan? Guarda, ma perché lo vuoi far star male? No, continuiamo infatti, a parlare di Juve. C'è la Juventus, c'è la partita e vuoi parlare del Milan. Stiamo parlando anche dello Shakhtar, è effettivamente una delle più pericolose. So. Ma stiamo... incontrare. Guarda, ma guarda che è una cosa incredibile. Come siamo messi adesso... è pericoloso. Va bene, è già depresso, lo vuoi deprimere ancora di quindi, più. Il club più titolato al mondo, domani gioca, sono un po' di importanza. Ha ragione, la il club più titolato, vedi, la storia, i titoli. Galia, un voto alla partita di Andrea Pirlo fino adesso, la prima mezz'ora di gioco di Andrea Pirlo. E continuano a dire, hanno paura, no? Ma paura di che? Come è finita questa magia? Facciamo i bravi, Galia. Ma tu li hai stimolati parlando di Milan. C'è un partito alla partita della Juve e ti metti a parlare di Milan. Sofferenza stasera, esatto. Domani sera. Dopo ti porto un fazzolettino, va bene. A proposito di sofferenze, Pirlo, un voto? No, vabbè, adesso è sotto la media, anche se è l'unica palla gol che hanno fatto, che ha messo la palla gol, l'ha messa lui a Marchisio. Un calcio di più. No, l'azione prima, quella che ha avuto si sta muovendo molto Vucinic, sta facendo molto bene. Pirlo, sì, francamente, non si sa dove gioca, perché non arretra. Secondo me... ma il problema è William, che sta giocando tra le linee, quindi crea problemi. Secondo me, problemi... visto la partita anche che ha fatto con il Inghilterra, con il Chelsea, e questa qui, secondo me... non dico che gli ha ordinato, ma gioca con il baricetto più basso. Gioca un po' più indietro. Vabbè, però qui devi affrontare una partita casalinga. Però. Sì, sì. Sai, col Chelsea ci sta. Poi magari sono loro che in questo momento li costringono a giocare più bassi. Io scommetto che sarà avanti così. Gol del Valencia 1, Lille 0. Peduzzi, andiamo a seguire questa cronaca. Assolutamente, attenzione Marchisio, l'appoggio sulla sinistra per Asamoah, un po' in ombra questa sera l'ex giocatore dell'Udinese, 38esimo minuto, lo schema della Juventus, Vidal davanti all'area di rigore, perde palla però, la botta da parte di Marchisio, pallone alto. Chi è più positivo della Juve secondo Stefano Peduzzi? Di questo primo tempo Marchisio secondo me sta facendo una parte di sostanza, mi sta piacendo anche Vucinic come movimenti però... è un po' inconcludente. Fulvio, allora, sei d'accordo? Tu non glielo devi chiedere a lui. Che è concentrato nella telecronaca, non ha la testa, il cervello. Meno male che hai detto nella telecronaca, per capire perché che di solito... non è stato Marchisio, te lo dico io che non è Marchisio. Come la pensi? Lui ha Facebook, c'ha la partita, fa la telecronaca. Cosa vuoi che ti dica Marchisio? Non ha visto la partita, te lo dico io. Sta commentando, è diverso. Commentare la partita, fare la telecronaca, è diverso che vedere. Okay. Non è stato Marchisio, anzi Marchisio per me è deludente stasera. Deludente, dopo vedremo i promossi e i bocciati. L'unico che gioca un grande livello è Vucinic, che ha fatto dei movimenti, che ha dato i passaggi. Ma posso difendere Stefano? Per me Marchisio è il migliore in campo. Ma solo perché capisco perché sei depresso col Milan, te lo dico io. Perché non è vero di inserimenti, non stavamo godendo prima di un inserimento di Marchisio dove si è visto... 15 secondi prima. Appunto, proprio perché fatto tre conclusioni in porta e tanti inserimenti. Ti contraddici, ha detto che è stato il migliore. Vediamo, va bene, dai. Invece, ma inserimenti non li fa. Sicuro su 11, come no, diciamo, ne ha fatti il migliore è uno. Il centrocampo è un reparto che forse sta un po' deludendo, comunque, al di là della prova sì e no di Marchisio. Ma quello lì è un reparto che... No, scusami, che voto daresti a Marchisio per questo primo tempo? Dimmi, è questione di principio. Visto che devi farle sei pieno, dai, la sufficienza. Vedi, se mi permetti, ha giocato a calcio. Però, vuoi dire, Roberto, il centrocampo della Juve, dicono, sia uno dei più forti d'Europa, la peculiarità di questa squadra, tra i più forti d'Europa. Siamo sul forte d'Italia. Okay. Attenzione Barzagli, il cross deviato, recupera il... Sta deludendo il centrocampo più forte d'Italia? Lo dimostrerà andando avanti, in Italia sicuro. In Europa bisogna ancora una grossa delusione stasera è Vidal. Vidal, un po' spento. Ma possono essere non è mai nato. Allora, se vogliamo, non so se poi ognuno esprime la propria idea, è il centrocampo della Juve che è in difficoltà. Per cui il centrocampo chi ne fa parte? Marchisio, Pirlo e Vidal. Infatti ha giocato, devo dire, abbastanza bene in fase difensiva Bonucci, a parte il gol. Ma però è mancata la spinta di Stein e così, l'unico è Vucinic, è una Juve un po' in affanno. Detto questo, sono convinto che la partita la vincerà, perché la Juve ha la possibilità, come vedi, anche in una partita cosiddetta negativa è riuscita a creare tre anche partite. Perché la partita è emozionante. Asamoah sulla sinistra, 41esimo, l'appoggio indietro
per Chiellini. Arretra Pirlo, può impostare in area di rigore, è uno schema questo, il taglio di Lichtsteiner in area di rigore, non viene raggiunto però dall'assist di Pirlo. Asamoah indietro per Marchisio, il migliore della Juve in questo primo tempo, pallone indietro, Pirlo, Chiellini, 42esimo, cresce la Juventus, si gioca solo nella metà campo dello Shakhtar, Pirlo indietro, aspetta il movimento di Vidal, va a prendersi un fallo Pirlo, 42esimo, è una buona posizione, tenterà il cross in area. Tra pochi secondi seguiremo questo calcio di punizione, Gaglia, sarebbe importante andare al riposo con un vantaggio. Psicologicamente parlando, sarebbe mica male dopo questo primo tempo, dove si è visto più magari la squadra avversaria che loro. Non sarebbe male chiudere 2-2. Seguiamo allora il calcio di punizione con Stefano. Sarà battuto da Pirlo. Chiede un giocatore almeno, Piatov in barriera. Pirlo che osserva i suoi compagni, difficilmente tenterà la battuta in porta. 5 compagni in area di rigore: c'è Vucinic, c'è Matri. Attenzione al movimento anche di Barzagli, si sta centrando anche Lichtsteiner, pronto Pirlo in area, anzi il pallone basso, è uno schema, Lichtsteiner non ci ha creduto abbastanza, pallone in corner, la Juve chiuderà davanti questo primo tempo. Andrea Biavardi, ma c'è a questo punto un problema a Pirlo per questa Juve oppure no? Ma perché problema a Pirlo? L'avevo contestato fino adesso. Pirlo non è un problema, perché Pirlo... Seguiamo il corner e poi ti faccio parlare. Pirlo dalla bandierina sul primo palo, viene anticipato Vucinic, il contropiede dello Shakhtar un po' in calo in questi ultimi minuti, la squadra di Lucescu che ha fatto davvero un ottimo primo tempo a livello di ritmo, a livello di possesso palla. Intanto c'è un fallo proprio per la squadra dell'ex tecnico di Inter, Pisa e Brescia. Calcio di punizione per lo Shakhtar, 43esimo minuto, tra poco sapremo anche l'entità del recupero. Beh, allora, Biavardi, col Chelsea Pirlo ha deluso, poi ha riposato con il Chievo prima. Ha ammonito Lichtsteiner. Si parla molto di questo giocatore. Allora, il Pirlo che vedevamo l'anno scorso non c'è ancora. Non c'è, forse non ci sarà, forse gli europei, non so. Però attenzione, perché Pirlo è un giocatore che, come mi viene, un po' come Cassano, non è che ha bisogno di fare chissà che, ogni tanto dà un'illuminata e ti può mettere un attaccante in porta. Quindi Pirlo, la valutazione di Pirlo va data, a mio avviso, alla fine di ogni partita. È il centrocampo della Juve che non funziona, ma non Pirlo. Pirlo contro la Roma ha fatto un'ottima partita. Ma non può essere anche merito dell'impostazione tattica messa dagli avversari, nel senso, si dà per scontato che sia colpa della Juve il fatto del non gioco. Ci sono anche gli avversari, ci sono anche allenatori che sono capaci di bloccare e castrare le... Però io noto anche che sugli esterni partono poco, Lichtsteiner e Asamoah, forse più si parte più Asamoah che Lichtsteiner. Tenuti a riposo con la Roma, Lichtsteiner e Asamoah. Seguiamo l'attacco della Juve, Stefano. Vucinic, l'appoggio per Matri, ancora Vucinic, apre sulla destra. È pronto Lichtsteiner, pallone ancora indietro, Marchisio, uomo ovunque, pallone dentro, viene respinto dalla difesa dello Shakhtar, che può ripartire in contropiede. Willian subito affrontato dai giocatori della Juventus, palla indietro, rilancia lungo, pallone che si perde, però attenzione perché sullo sfondo era pronto Adriano a ripartire. Ora la Juve con Asamoah, 44-16, sbaglia il rinvio, forse c'era un tocco con la mano, lascia correre l'arbitro. Ancora Marchisio, sempre lui, palla al piede, l'appoggio sulla destra per Lichtsteiner, aspetta l'ex giocatore della Lazio, pallone indietro, 30 secondi al 45esimo. Seguiamolo allora questi 30 secondi, perché mi pare che non sia stato comunicato il recupero, Stefano, vero? No, non lo sappiamo ancora, potrebbe esserci un minuto, forse potrebbe fischiare anche al 45esimo. Asamoah, gioco di gambe, Asamoah sulla sinistra, il cross basso a cercare Vucinic, ancora corner per la Juve. Sta crescendo la Juve in questo finale di primo tempo. La Juve pare essersi messa bene in campo, meglio in campo la squadra di Massimo Carrera. Seguiamo questo corner, potrà chiudersi qui il primo tempo. Stefano. Pirlo dalla bandierina, sul primo palo, Bonucci di testa, il salvataggio sulla riga. Attenzione che la palla è ancora in movimento, viene rilanciata in questo momento. Occasionissima per la Juve in questo finale di primo tempo. Stefano, seguiamo gli ultimi secondi, poi andiamo in pubblicità. Sì, anche perché dobbiamo sapere ancora l'entità del recupero. Chiellini è rimasto in posizione avanzata, fallo per lo Shakhtar, viene battuto subito, anzi no.
Va bene, c'è qualche messaggio dai telespettatori, Sara? Sì, ci scrive Pietro, la Juve non è buona in Europa, non è cosa vostra, c'era un rigore per lo Shakhtar e continua in Italia, forse vi posso dare ragione, ma in Europa no. E poi ancora ci dice Giovanni, è vero che è tornato il medico della Juve tempo fa squalificato? E per ultimo abbiamo un messaggio di Angelo che dice io sono juventino da sempre, da 39 anni e stasera vinciamo di sicuro. No, possiamo escludere che Agricola sia tornato a fare il medico sociale della Juventus. Stefano, il terzo tempo di Bonucci era stata l'occasione per la Juventus. Assolutamente, pallone respinto, abbiamo finito. Visto il replay da un colpo di piede da parte del portiere dello Shakhtar. 1-1, finale primo tempo, Juventus-Shakhtar. Ok, pubblicità, poi promossi bocciati. Non ci sono ancora notizie su eventuali cambi da parte dei due allenatori. Sara, mi chiedi la linea? Sì, Bianconero Forever ci scrive su calcissimo.com che brutta Juve, lo Shakhtar sarà mica una squadra e noi abbiamo paura di questi. E poi ancora sulla pagina di Campionato dei Campioni ci scrive Fabio, ma chi è promossi e bocciati? È l'arbitro bocciato. L'arbitro bocciato, ricordiamo ancora una volta l'episodio del rigore apparso netto per il fallo di Dick Steiner su Willian, il giocatore più... Allora, vi ricordate quando vinse l'Inter la Champions 3 anni fa? Siamo in italiani, casa contro il Chelsea. Ma ci stiamo aspettando che saltasse fuori l'Inter. Premesso che la meritata, però l'episodio a favore... Se vuoi vincere la Champions, ci deve stare. Questo è clamoroso. Ci deve stare, perché altrimenti non la vinci. Non puoi pensare di vincere se non hai un episodio che ti va, che l'arbitro magari non vede, che per il verso giusto. Questa è la Champions. Altrimenti... Stefano, mi pare di rivedere gli stessi 11 del primo tempo. Sì, nella Juve non è cambiato nessuno. Stiamo controllando anche lo Shakhtar, Carrera che sta mandando a riscaldarsi, Quagliarella... E no, Giovinco non ancora, adesso vediamo tra poco ormai il movimento. Quagliarella ormai è in surriscaldamento. Non è la prima volta per Quagliarella. Juve che deve necessariamente ripartire dal finale del primo tempo, Galia. Sì, anche se non sarà facile, però se entra con quella mentalità lì non sarebbe male. Bisogna vedere quanto riuscirà a fargli concedere lo Shakhtar. Tra il primo e il secondo tempo tu cosa avresti detto ai tuoi ragazzi? Fossi stato in Massimo Carrera. Antonio Conte. Antonio Conte oggi non poteva. Chissà. No, vabbè, sicuramente di entrare con meno timore del primo tempo. Infatti si è visto subito. Sì, cosa è successo Stefano? Crossa di Asamoah viene respinto dal giocatore dello Shakhtar dopo 15 secondi. Subito primo corner per la Juve. Pirlo che applaude i tifosi, chiede più sostegno da parte del popolo bianconero, un po' assente nel primo tempo. Il cross di Pirlo esce con i pugni Piatov e viene recuperato ancora il pallone da Pirlo. Passerà indietro a Marchisio. Uno dei migliori nel primo tempo. Ancora, non continuare a sottolineare. Ancora Marchisio, sempre palla Marchisio, poi Pirlo cerca il movimento. Stai confondendo le idee ai telespettatori a casa, perché Bucci sembra che la palla dentro. Ce l'ha sempre Marchisio, ma non ce l'ha lui. Bonucci in avanti, attenzione, la sponda da parte di Marchisio. No. Sembra di rivedere l'inizio di partita dello Shakhtar, però... Attenzione, si vanno a scaldare Giovinco, Quagliarella e Cáceres, ma sicuramente non esce Marchisio. Attenzione Stefano! Ribrividi con il pallone che è stato... recuperato ancora da Marchisio. Si nota già la verità, che... evidentemente allora Marchisio fra i peggiori nel primo tempo ha sentito le critiche di Fulvio, adesso è partito a mille. Tra l'altro Jacobone, mi ha colpito il gesto di Andrea Pirlo, evidentemente un giocatore con la sua esperienza ha annusato che non c'era molto rapporto o almeno non come consueto fra i tifosi della Juve e la squadra, subito l'applauso per rianimare questa curva. Esatto, poi tra l'altro è stato messo come leader della squadra, di conseguenza anche se nel Milan si è sempre nascosto dietro altre figure più importanti, alla Juve a quanto pare gli piace essere, dimostrarsi tale, ci sta riuscendo anche, quindi di conseguenza i tifosi li vanno dietro e giustamente lui, in un momento in cui la squadra ha bisogno del supporto e il sostegno dei tifosi, ha chiesto l'aiuto e l'ha subito ottenuto. Cronaca, Stefano. Adesso il pallone dello Shakhtar, Willian, attenzione, il movimento in area di rigore di Luis Adriano, recupera palla Andrea Pirlo, calcio di punizione per
la Juventus. Forse, Fulvio, questo Willian andrebbe tenuto con un po' più di attenzione o la Juve deve semplicemente fare la propria partita senza pensare troppo? La Juve gioca a zona, la Juve ha in questo 3-5-2 cosa succede? Succede che i due esterni si allargano molto, i tre di centrocampo non si preoccupano. Stefano Alexander indietro per Matri, pasticcia un po' col sinistro, pallone respinto. Dicevo che i tre di centrocampo non si preoccupano di chi gli va alle spalle, perché la difesa è sempre molto corta, per cui William è uno bravissimo ad andare dietro i tre centrocampisti, dietro a Pirlo, o a volte va a fare anche pressing su Pirlo, e sono rapidi, veloci, ti mettono in difficoltà, ma questa è la Champions, eh? Questa è la Champions. Un po' arrugginito Matri nell'ultima occasione, Biavardi. Sì, Matri è piuttosto prevedibile, adesso vediamo. Marchisio, sempre lui, 48esimo, anzi la Vucic. No, questo era Vucic. Io annuso un po' di prevenzione nei confronti di Matri, perché secondo me l'attaccante ha fatto un'ottima cosa, era circondato da tre, adesso Vucic. Guardate che era Vucic, continua adesso. No, comunque, questo, diciamo questo, che la sta riproponendo, forse ha perso il tempo. Ha fatto il massimo che doveva fare. Diciamo comunque che è un'altra Juve adesso. Intanto ha preso in mano il pallino del gioco, ha possesso palla molto più superiore, molto più sprint. Diciamo che si è alzata. Si è alzato il baricentro della Juve. Va a pressare un po' più in alto. Vedi? Raddoppio di Van Persie, 1-2, due gol di Van Persie. Ha pesato lo United. Doppietta. Ti volevo anche chiedere, ma a questo punto, visto questo nuovo inizio di secondo tempo della Juve, più carica rispetto al primo, è la prova lampante che allora Massimo Carrera in spogliatoio è vero che si fa sentire? Ma questo è un film. No, però non lo so se è questo. Ha dato che Conte non può sempre in spogliatoio. Però penso che l'abbia dimostrato nell'arco del campionato della Champions, che nel secondo tempo comunque su tante partite ha cambiato passo. Un diesel. E quindi è venuta fuori e adesso speriamo che anche adesso lo faccia, insomma. Mi diceva il nostro regista prima, che è uno juventino sfegatato, il nostro Luca Baltotta, che la Juve nel secondo tempo, spesso cambia marcia. Cioè. Innanzitutto Bonucci mi pare che sia l'undicesimo, dodicesimo uomo che è andato in gol quest'anno, ma poi soprattutto nel secondo tempo mi pare il decimo e poi nel secondo tempo prova a chiederlo cos'è la quinta partita che riesce a capovolgere, a recuperare nel secondo tempo. Peduzzi. Allora, intanto, come vedete dal nostro titolo, vi confermiamo la notizia che vi avevamo dato in apertura di trasmissione di questo sciopero del tifo a Torino, sciopero che prosegue dalla partita in casa contro la Roma. Leggiamo da un sito juventino, non si conoscono ancora le motivazioni, ma può essere riferito proprio al caro biglietti che si è verificato a Torino. E vi ripetiamo, vediamo veramente tanti vuoti questa sera al Juventus Stadium, e questa forse è una delle notizie più importanti. Jacopone, tu che di proteste pacifiche te ne intendi, direi che questo è un chiaro esempio di come la tifoseria dovrebbe comportarsi, una protesta pacifica. Esatto, poi non vedo perché anche le coreografie sono sempre più difficili da attuare, cioè sono grandi sacrifici. Sei in Champions, non sei in campionato. No, ma indipendentemente, il tifoso, la curva, che poi è bello che poi le stesse società usano le foto della curva per abbellire i siti, il merchandising, quindi voglio dire, non è che hanno dei costi, hanno dei sacrifici, i tifosi si organizzano e molte volte dedicano, per esempio quella del derby, la curva sud sta dedicando un mese per la preparazione, quindi voglio dire, sono tanti sacrifici ed è bello, vai allo stadio, porti i bambini e vedi uno spettacolo nello spettacolo. Stanno facendo di tutto affinché sembri sempre di più un campo da tennis. Troppe restrizioni per le tifoserie. No, veramente si sta giocando in un clima surreale a Torino. Noi ascoltiamo i rumori di fondo, non c'è un coro, non c'è un applauso per la squadra di Carrera, anzi c'è qualche fischio. Praticamente anche quei pochi che ci sono non incitano. Assolutamente, c'è qualche fischio quando hanno palla i giocatori dello Shakhtar, ovvero molto spesso 60% di possesso palla Shakhtar, 40% di possesso palla Juventus. C'è stato qualche singolo coro nel primo tempo, ma veramente poca roba rispetto a quello che è lo Juventus Stadium di solito. Cioè di solito il pubblico della Juve spinge i giocatori della Juve alla vittoria. Dopo tre anni che la Juve non gioca in Champions, proprio in casa, oggi dici nello tu nello stadio nuovo. Oh.
Beh, forse i tifosi fanno lo stesso tuo ragionamento. Proprio oggi che torniamo in Champions League, andate a farci pagare un biglietto sì, 40 sì, euro. Sì, ci può essere. Stare, però sai, fai i primi 15 minuti come hanno fatto all'inizio Mamma della partita, mia. Poi però no. Torni a incitare la squadra. Ma qua c'era un fallo clamoroso per lo Shakhtar, Stefano. Ma non mi sembrava, sinceramente. Asamoah appoggia. Secondo me non era solo fallo, era un fallo da giallo. Poi addirittura giallo. Pirlo sbaglia, l'appoggio, sale Barzagli, l'appoggio sulla destra, Lichtsteiner appoggia ancora indietro, Barzagli fa movimento Pirlo, pallone per Chiellini, forse può tentare il tiro da quella distanza, è così, pallone in corner. Deviato. 53esimo, corner per la Juventus. Buona iniziativa di Chiellini, sì. Coraggioso. Leggiamo qualche messaggio da casa, Sara. Ci scrive Paolo, e poi perché andare allo stadio costa talvolta anche tanto e la maggior parte dei tifosi appartengono al ceto medio ormai impoverito. A Torino poi molti tifosi sono operai e per un operaio il prezzo di 40 euro per la curva è diventato un problema. I tempi stanno cambiando in peggio, io la vedo così. E poi abbiamo ancora Giorgio che dice lo Juventus. Seguiamo prima il corner. Corner di Pirlo, sempre sul primo palo. Esce Piatov, recupera la Juve. Giorgio diceva Giorgio Sara? Ci scrive lo Juventus Stadium ha dei prezzi proibitivi e poi per ospitare una partita di Coppa è troppo piccolo, è indegno. Beh, ragazzi, appunto che piccolo dovrebbe essere, cioè grande quanto il cinema Odeon di Milano. Però quello che voglio dire, sì. Non vorrei che ci fosse un approccio diverso da parte, ma non solo della tifoseria, proprio della Juve in generale, tra campionato e Coppa. In campionato io annuso, che poi è stata quella che è la chiave dell'anno scorso, di lettura dell'anno scorso, una voglia di rivalsa, dopo essere stati cacciati, secondo loro, ingiustamente in Serie B, dopo essere stati vessati da tutti, umiliati e accusati di essere i ladri, sono ritornati a competere per il campionato, hanno questa cattiveria che in campionato si vede. Che hanno dimostrato dal 0-2 a fare 2-2. Però si è dimostrato invece. No, però voglio dire. Ma hanno recuperato anche a Stamford Bridge. A Stamford Bridge hanno recuperato da 0-2. Questa sera magari non c'è la cattiveria solita, questo sono d'accordo con te. Però se io cambierei. Però siccome comincio a pensare che siano anche messi giù non benissimo. Perché? Io farei dei cambi. Non so, il mister sicuramente ne sa più di noi. Tipo, dillo, trasformati in allenatore, allora, non lanciare. Allora, avete mai sentito nominare il nome Vidal? No. Mai, non si è visto. Marchisio, tu dici che ha giocato così bene, io non li vedo toccare. Migliore, sì, sì. Pirlo, adesso si è messo a tornare, evidentemente gli ha detto torna perché siamo troppo deboli, quindi tocca poco. Cioè io farei un cambio velocemente, intanto... Allora io toglierei Matri e metto Quagliarella, ci vuole uno che rientri e poi toglierei o Vidal o Pirlo perché questi non girano, con questa squadra almeno non girano. Adesso vediamo, attenzione sulla destra, cross da dimenticare, va bene, non c'è stato. Allora andiamo in pubblicità, poi torniamo per Juventus Shakhtar, si preparano i cambi per Carrera. Guarda. Attenzione, c'è a terra il migliore in campo, Marchisio, 57esimo minuto, entreranno probabilmente i medici della Juventus. Si è fatto veramente male. Sì. Fatelo uscire Marchisio che si vince. Ha subito un colpo. Ovviamente quando i giocatori non si dimenano troppo. Ha subito un colpo in area di rigore mentre Lichtsteiner stava crossando prima, Stefano. Poco prima del cross, sì, fuori dall'area di rigore. Anche questo fuori dall'area di rigore. Certo che ovviamente speriamo che Marchisio resti in campo, rimane ancora a terra Claudio Marchisio, sono entrati i sanitari della Juventus. Giocatore, c'è movimento in panchina. Si sta ancora alzando, si tocca, adesso riesce ad alzarsi Marchisio mentre la regia poi ripropone anche i gol di questa partita. 1-1 ancora, quindi Juventus e Shakhtar Donetsk, Alice Brambilla, una Juve più convincente nella ripresa. Decisamente più convincente, però mi sa che adesso è necessario un cambio, perché col cambio spezzi anche un infatti, po' il ritmo della partita. Ecco. Lungimirante Alice. Esce Vucinic. Esce quello che mi avete spiegato. Esce Vucinic. Perché tu l'avevi messo quello per quanto capisci, l'allenatore l'ha sostituito. Beh, allora, Galia, commentiamo questo cambio. Avevi messo Vucinic, Marchisio, Vucinic. Abbiamo commentato fino adesso un Mirko Vucinic fra i migliori della Juve per i movimenti comunque effettuati nel raggio offensivo dei bianconeri. E Carrera al 8° minuto del secondo tempo toglie Vucinic per mettere dentro Giovinco. L'avresti fatto? Sei d'accordo? Cosa spera di ottenere Carrera in questo caso? Non è il fatto di essere d'accordo, probabilmente è quello che ha giocato anche un po' di più ultimamente e preferisce fare dei cambi. Attenzione allo Shakhtar in area di rigore, William!
Shakhtar ad un passo dal vantaggio. Che brivido! 59esimo, il piattone di Willian. Completamente spiazzata la difesa della Juve, azione di contropiede dello Shakhtar, il movimento di Adriano, il sinistro di William, è uscita tanto di così dal palo. L'attacco dello Shakhtar gioca proprio bene, vero Fulvio? Loro stanno giocando molto bene. Eccolo qua, ecco loro sono bravissimi. Ecco il gol della Juve. Il contropiede della Juve, Giovinco, in area di rigore, Giovinco! No. Matri, no. Che errore! Pallone sopra la traversa, Matri. Matri, ragazzi, fatelo benedire. Subito pericoloso Giovinco. Allora, ci sono delle annate in cui gli va bene tutto. Cioè, praticamente, è uscita la tattica, cioè, ha cercato di fare la tattica del fuorigioco, lo Shakhtar, si è infilato Giovinco, praticamente dalla sinistra, crossato basso, si dispera Buffon, qui vediamo l'immagine, è andato sul primo palo, praticamente eludendo l'intervento del portiere, ha calciato alto però. Matri. Comunque due bellissime azioni, potevano fare tutto il gol tutte e due. Due azioni per parte, si conferma una bella partita. Stefano, ancora Juve. Giovinco viene attaccato da dietro, ancora Giovinco, numero da parte di Giovinco, l'apertura sulla sinistra per Asamoah, pallone troppo corto, riparte lo Shakhtar. Stavamo commentando il cambio Vucinic e Giovinco, Roberto. Ma qui si è mostrato un po' quello che vuole l'allenatore in questo momento, no? È andato contro il gioco. Tu avresti tolto Vucinic? No, lo rispetto un attimino, ancora no. Però penso che dipenda anche dalle forze che uno ha speso e da quello che... Sei un po' stanco. Vediamo anche i nostri telespettatori, sono d'accordo su questo cambio Giovinco per Vucinic. Da casa cosa ci dicono, ci Sara? Scrive Angelo da Trezzano, altro che tifoso del Monza, Peduzzi, sei solo un altro gobbo, cosa ti vergogna a dirlo? poi ci scrivono sulla nostra pagina Campionato di Campioni su Facebook, Roberto, io penso che si sono fatti la tessera del tifoso ma non gli fanno entrare più i bandieroni, quindi la tessera, come vedete, è una farsa, i vari Abete, Maroni e compagnia hanno ucciso il calcio. E ancora Gregory, io penso che sia giusto perché i costi sono troppo elevati. Abete peraltro diciamo contestato molto da Mino Raiola questo pomeriggio, ha detto che è un presidente che si deve vergognare e che al posto suo si dimetterebbe, queste le parole dell'attuale procuratore più famoso del calcio europeo. Torniamo dal cronaca. Asamoah sulla sinistra, partito davvero molto bene Asamoah in questa ripresa, Marchisio, palla dentro, riesce a respingere la difesa dello Shakhtar, William davvero partitone, secondo me il migliore in campo, so che non sarà d'accordo nessuno, però probabilmente così, William in pallone diamo indietro. Diamo a Cesare quel che è di Cesare, diamo anzi a, come si chiama? Peduzzi, quel che è di Peduzzi, vice William Conte, migliore in campo. Carrera che ha fatto un cambio veramente azzeccato, sì. È cambiata completamente la Juve. Ma l'ha fatto lui o l'ha sostituito Conte dall'altro? Avrà chiamato Conte, chi non lo so, qualcuno ha cambiato completamente la partita, l'inserimento di Giovinco. Ma la Juve già nel secondo tempo dava segnali di risveglio, dava segnali di risveglio, devo dire che... È rimasto Matri... solo che Matri, sì, il palo c'entra poco, ecco. C'entra poco, un po' isolato con un Giovinco abituato ad andare a prendere palla basso, dice Bramilla. Matri rischia di essere un po' isolato. Infatti in questo momento è lo Shakhtar in possesso del pallone, vero Stefano? Vero Andrea, tenterà probabilmente il rinvio lungo, infatti è così, Adriano cerca di tenere il pallone, Fernandinho indietro, Alex Teixeira, l'uomo che ha aperto questa partita, sdona sulla destra, pallone ancora in mezzo, lo Shakhtar che attacca, intanto si scalda anche Giaccherini della Juve, Shakhtar che fa soltanto possesso palla. Minuto 63, i fischi dello Juventus Stadium per mettere un po' di paura ai giocatori di Lucesco che adesso ripartono dalla difesa, sempre 1-1, 63esimo minuto. Entrato Giovinco, Fulvio, si sta riscaldando Giaccherini, si affida ai folletti Carrera? Si affida a gente più veloce, più rapida, probabilmente toglierà Lichtsteiner. Ah no, Marchisio? Oppure Asamoah. O Asamoah, a meno che uno dei tre di centrocampo tolga Marchisio. Sappiamo che Giaccherini... Asamoah sta giocando bene adesso. Posso dirti, se ti ho detto 4-5 nomi, ti dico che non lo so, perché potrebbe togliere anche Vidal, perché Giaccherini a centrocampo fa anche il terzo di centrocampo. Considerando la prestazione di Vidal questa sera, potrebbe togliere anche Vidal, per cui non lo so. È probabile che tolga Vidal, come magari anche Asamoah. Però sai, giocando sugli esterni, non lo so. No, toglie Vidal, secondo me. Toglie Vidal, secondo Andrea Biavara. Andiamo ancora in cronaca. Proprio Vidal in possesso del pallone. Proprio Vidal, appoggia a destra per Barzagli, appoggio per Pirlo. In avanti, la verticalizzazione per Matri, in area di rigore Matri, cade a terra Matri.
Cade a terra Matri, non c'è il rigore, gli viene tirata la maglietta, Matri, no, che si lamenta con il guardalinee. Ora si fermano i giocatori dello Shakhtar e vanno a chiedere anche l'ammonizione per l'attaccante della Juve. Mi ha preso la maglia, continua a dire Matri all'arbitro. Rimasto a terra un giocatore dello Shakhtar, sì, effettivamente c'è stato un contatto, ma sì, no, il fallo lo fanno tutti e due, sì. Sì, diciamo che appunto si spintonavano entrambi, poi il giocatore dello Shakhtar è rimasto a terra cadendo male e appunto adesso sono entrati i sanitari dello Shakhtar. Jacobone, sentando Quagliarella, vero Stefano? Fuori Matri, dentro Quagliarella, e cambio al 65esimo di Massimo Carrera barra Antonio Conte. Vedi, è questo che si può permettere la Juve, praticamente toglie Vucic, l'ha fatto Vucic e Matri in Inghilterra, e adesso arrivano i gol. Detto Giovinco, tu, cioè la Juve ha quattro giocatori di e adesso di volete scommettere che arrivano i gol? Vanno a vincere, sì, sì. E adesso arrivano i gol. Ma Fulvio, è una bocciatura per la coppia d'attacco di questa sera o semplicemente? Da quello che abbiamo visto, sì. Perché il gol l'ha fatto un difensore. Da quello che abbiamo visto questa sera, Vucinic e adesso, se Quagliarella hanno deluso, parliamoci chiaro. Se Quagliarella, come penso, fa gol, certo che è una bocciatura. Come pensi? Beh, Quagliarella ha già dimostrato con il Chelsea di riuscire ad essere decisivo anche in pochi scampoli di partita. Adesso avrà praticamente tutto il secondo tempo quasi per cercare di ripetersi. Ancora Juve, Stefano. Ancora Juve, il rilancio lungo, palla al portiere dello Shakhtar Piatov, 65 minuti, 25 minuti alla fine. La speranza della Juve è di vincere questa partita, di ottenere la prima vittoria in questa Champions 2012-2013, fondamentale vincere questa gara anche per ottenere il primato in classifica. Ora appannaggio di Shakhtar e Chelsea, entrambe a quota 4, sì, Juve in questo momento quota 2. Bravo Stefano, possiamo anche rivederla. Grazie. La classifica provvisoria di questo girone E, guidato attualmente dal Chelsea con lo Shakhtar a 4 punti. Eccola qui, lo Shakhtar che è primo, visto la miglior differenza reti, giusto? Gol subiti 2. Beh, non ci soffermiamo su quello, comunque sono primi entrambi. 3-1, 2 e 3-2, 1. Ok, perfetto, quindi differenza reti migliore quello Shakhtar. Non leggevo fino ma che è? In fondo. Ma te il telecamera, ma cos'è sta roba? Me l'aspettavo. Ma cos'è, un sudoku? No, ma conduci e basta, dai la linea senza fare queste cose aritmetiche che combini un disastro e basta. Allora, faccio io. Allora, Andrea, cosa ne pensi del... di come si sta questa reazione da parte della Juve? Sto aspettando che tocchino palla. Ha preso in mano la partita. Parla però. Se ti faccio la domanda. Non riesci a faccio la domanda. Sei lì che ti stai sforzando. Parla. Non riesci a coinvolgere. Mi hai fatto la domanda nel momento in cui non stavo combinando niente. Niente. Non stavo combinando niente. E allora. Non so dire. Fingi. No, ha detto che Marchisio è il migliore, ma è il peggiore. No, Marchisio, io continuo. Può... No, secondo me ha bevuto un frizzantino. Io non riesco a capire. Marchisio. Ma in che no, cosa siamo abituati a vederlo avere 3 pali gol da tutte le domeniche, no? Ma no, ma stasera non ha giocato il centrocampo, stasera ha giocato male, dai. Sì, però allora, momento di appassa, adesso torniamo seri. Ha giocato male il centrocampo, però di fatto Carrera ha bocciato Quagliarella dentro a cercare Marchisio. Adesso aspettate, tanto arriva il gol di Quagliarella. Ha bocciato l'attacco, si parla di centrocampo, ma diciamo bocciato, dai, perché rimandato. Ma no, ma sì. Però a livello internazionale ci sta, e tu hai 4 attaccanti. Non è uno fortissimo che comunque, come sappiamo, tipo... Cioè tu dici non funzionano per 3/4, ho l'opportunità di cambiare. Quindi... Stefano, sbaglio o non Shakhtar un po' privo di idee nella ripresa? Beh, qualcosina ha fatto in questi ultimi minuti. Si è spento un po' Willian, che è stato un po' l'uomo ovunque in questi primi 67 minuti di gioco per la squadra di Lucescu, che comunque dai sta tenendo il campo, a dirla tutta. Si è parlato di una Juve... Attenzione Andrea, Giovinco, davanti all'area di rigore, Giovinco in sinistro, un po' strozzato, recupera Piatto. Ce l'aveva lì. Si parlava tanto di una differenza fra la condizione di questa Juve, che spesso si comporta come un diesel, quindi cresce nella ripresa. Jacobone, vedi una Juve forse più pronta per reggere questi ritmi per tutti i 90 minuti? No, perché ripeto, il primo tempo, quando ho sbagliato partita, ha corso a vuoto e quindi ha perso anche energie. Poi ripeto, rispetto all'anno scorso, adesso ha due impegni settimanali. Marchisio, attenzione, in area di rigore Marchisio cade a terra, per l'arbitro è tutto regolare. La stanchezza.
Sì, concludevi Alessandro? Sì, no, anche questo tuffo di Marchisio è sintomo del fatto che quando arrivi che non ce n'è più e non sei più lucido. In altri casi avrebbe giocato diversamente la palla. Raccontiamo questo contatto in area di rigore, Stefano. Sì, Marchisio è stato atterrato da Sra proprio al limite dell'area di rigore. Ascolta, ma tu voglio fare il furbo. Ma tu sei il cugino di Marchisio? No. O se sa palla Marchisio, ma che è atterrato? Ma si è buttato da solo. L'altro si è addirittura spostato per farlo passare. Lui è andato a cercarlo per cadere, dai. Ma non era rigore comunque, non era rigore. Su questo siamo d'accordo. Ma che rigore? Alice, un commento, questa Juve, mancano 20 minuti alla fine di questa partita, la vedi più pronta fisicamente oppure comunque una partita combattuta? Sì, no, la vedo un po' più pronta, sicuramente fisicamente adesso inizia a sentire un po' anche il doppio impegno oltre al campionato, anche quello di Champions, però... Secondo me oggi è stata sbagliata la coppia lì in attacco. Tu dici la coppia d'attacco? Sì, anche ma... perché se pensi che il gol è arrivato da un difensore su schema di calcio d'angolo... Infatti per quello che la coppia d'attacco ha deluso, ha un po' deluso il centrocampo, però adesso la Juve, allora considerato che nel secondo tempo lo Shakhtar non ha fatto moltissimo al di là della gestione della palla, ti dico che in questo secondo tempo la Juve ha, nonostante... non certamente la giornata brillantissima, ha l'opportunità di vincere la partita. Sì, che mancano 20 minuti. Juve che sta, che continua a crescere, la seguiamo tra poco questa partita. Pubblicità. Eccolo. Un'occasione per parte, una la stiamo seguendo in diretta. Stefano. 72esimo, attenzione, calcio di punizione per lo Shakhtar per un fallo commesso da Chiellini che è stato anche ammonito. Posizione bruttarella, quattro uomini in barriera per Buffon, Fernandinho e Willian pronti al tiro. Ci sono quattro giocatori della Juventus piazzati davanti a Gigi Buffon che... si raccomanda di non aprirsi durante la conclusione 72esimo, anzi ci sono quattro giocatori dello Shakhtar pronti a battere, dunque attenzione perché probabilmente ci saranno delle finte prima di battere questo calcio piazzato, siamo ai 20 metri, vediamo chi parte, c'è Willian con il destro, la parata di Buffon, un mezzo miracolo. Da parte del portiere della Juventus. Ha battuto Sorna, se non Sorna, sì. No, Sorna era... Sì, Sorna, esattamente. C'è stata anche una leggerissima deviazione. Tra l'altro la barriera che proprio in questo caso, l'abbiamo detto, invece non si è comportata in maniera perfetta. Prima di andare in pubblicità, stiamo seguendo un'azione pericolosa, poi si è tramutata questa azione, Stefano. Assolutamente, ancora lo Shakhtar però che attacca Willian da dietro! Mamma! Che brivido! Un altro brivido al 73esimo! Con lo Shakhtar che è ad un passo dal vantaggio, Bonucci che si arrabbia con i suoi compagni, l'apertura di Willian, il tiro che se non sbaglio è stato da parte di Adriana ad un passo dalla palla, dal secondo palo, dove Buffon non poteva davvero arrivare, brividi allo Juventus Stadium, e Juve che adesso riparte con Pirlo, cerca il movimento da parte di Barzagli, la sponda di Vidal, pallone indietro ancora per Pirlo, sta crescendo comunque la Juve in questi ultimi minuti, Marchisio appoggia per Chiellini sulla sinistra,
Asamoah tenterà probabilmente la strada del cross, cerca di sfondare l'ex Udinese, appoggia il pallone per Quagliarella, dentro per Lichtsteiner, controllo però sbagliato da parte dell'ex giocatore della Lazio, e Shakhtar che può ripartire, ma è bravo a recuperare subito il pallone Vidal, un altro Vidal in questo secondo tempo, appoggia per Lichtsteiner, si fa vedere Pirlo, un altro Pirlo anche nella ripresa, Bonucci l'appoggia ancora per Pirlo. Dell'altro, Come? È ancora parente dell'altro. È ancora parente dell'altro. Stanno crescendo Bonucci comunque. Juventus che attacca, cerca il movimento di qualche compagno, ma recupera palla ancora la Juventus. Chiellini, l'appoggio. Sì, lo dicevamo poco fa, prima dei due pericoli corsi dalla Juventus, c'è stata una occasionissima da gol con un cross di Lichtsteiner forte, teso, a mezza altezza in area di rigore, per pochi centimetri Giovinco non è riuscito nella deviazione vincente. È una Juve che tra l'altro fa fatica a centrocampo a livello di sponde, perché c'è stato questo episodio in cui Bonucci si lamentava soprattutto con Pirlo, perché lui è chiamato a fare da schermo davanti alla difesa, correggimi Fulvio se sbaglio, mancava proprio la marcatura nel rimorchio dei centrocampisti dello Shakhtar. No, hai detto bene, una volta tanto dici anche bene, io quello che volevo dire, adesso scherzo, la Juve sta giocando meglio nel secondo tempo, però c'è da dire che negli ultimi 5 minuti ha rischiato un paio di volte, bisogna essere obiettivi, sta giocando meglio, è più padrona del campo, ha più coraggio, quantomeno forse si è un po' anche rilassato lo Shakhtar. Però come vedi quei due lì davanti sono insidiosi e i difensori probabilmente soffrono la velocità sia di William che del suo compagno. Soffrono anche le sponde degli attaccanti, vero Roberto Galia? Perché la cosa più difficile è il passaggio sul terzo uomo. E quello lì è solo il centrocampista può arrivare. E Pirla in quelle situazioni lì può avere dei problemi, che sappiamo che a livello difensivo... sotto questo aspetto qui può avere difficoltà. Infatti le due azioni dove ha tirato fuori area sono due situazioni uguali dove potevano prendere gol. C'è un giallo per lo Shakhtar. Sì, ha colpito con la mano Hubschmann su Quagliarella, e dunque calcio di punizione per la Juventus, ammonizione per il centrocampista di Lucescu. Siamo alla 76esimo, diciamo che l'impatto sulla partita sia di Giovinco, l'abbiamo detto, ma anche di Quagliarella pare essere stato ottimo, quindi fino a questo momento, correggetemi se sbaglio, Alice, giuste le sostituzioni di Carrera? Sì, mosse azzeccate, anche se la Juve in questi ultimi 5 minuti ha concesso un po' troppo, infatti ha rischiato poi di prendere il gol prima, anzi è andato fuori di poco. Ci sarà una maledicta di Andrea Pirlo, Stefano? Parte Pirlo, 76esimo, tra i giocatori dello Shakhtar in barriera. Parte Pirlo direttamente in porta, pallone che finisce invece in curva. Jacopone, tu che conosci Andrea Pirlo, queste punizioni denotano magari poca brillantezza oppure è un episodio così? L'ha visto, che conosci Andrea Pirlo. L'ho visto bene, l'ho visto per tanti lunghi 10 anni. No, vabbè, Pirlo a battere le punizioni è unico, si è visto anche in campionato, nell'ultima apparizione in campionato, ha fatto un gol che forse solo lui può fare. E al Milan negli ultimi anni, soprattutto l'ultimo anno e mezzo, si diceva proprio non riusciva più a segnare le punizioni, quindi io sono dovuto ritornare ovviamente alla memoria di 2-3 anni fa per rivedere Pirlo che alla Juve è ritornato a brillare. Effettivamente adesso sta soffrendo, ma secondo me è William che tra le linee dà proprio compiti di copertura che a lui non piacciono tanto e sta subendo questa posizione, il fatto che poi si muova da destra a sinistra senza nessuna regola tattica, è proprio un flipper impazzito. Juve che come una squadra da rugby guadagna metri su metri. Adesso c'è un calcio di punizione, Stefano, seguiamolo dall'altra quarta. È una palla contesa in realtà, perché un tifoso della Juve che aveva recuperato un pallone dalla tribuna l'ha buttato in campo mentre stavano giocando, dunque là. Allora andiamo da Sara con i messaggi da casa. Matteo ci scrive: scelta azzeccata quella di Vucinic, non aveva combinato niente, Giovinco invece può essere davvero pericoloso. E poi abbiamo un telespettatore che scrive: Collovati sta gufando. Stai gufando, Fulvio? Stai gufando? No, assolutamente no. Cioè non, mi dica, ci scriva, da che cosa ha dedotto che io sto gufando, perché assolutamente no. Giovinco in area, il cross, pallone che viene respinto. Ancora Pirlo che però perde il pallone. Attenzione al contropiede dello Shakhtar, 78esimo. William, uomo ovunque della squadra di Lucescu, pallone sulla sinistra, ancora William tenta il cross, anzi no, cerca l'appoggio a qualche compagno, lasciato un po' solo l'attaccante dello Shakhtar, il pallone indovina tutto
Quagliarella, attenzione però, troppi appoggi sbagliati. Ancora Willian, che non trova però alcun compagno. Sembra veramente stanca la squadra di Lucesco. Cambia tutto dalla parte opposta. Attenzione Ubshan, che più è stato ammonito poco prima, molto molto più lenta rispetto allo Shakhtar brillante del primo tempo. Ma una domanda che poi vi riproporrò anche alla fine di questa partita, ma alla luce di questi 80 minuti di Avardi, i valori di questo girone quali sono? Ma la Juve può giocarsela tranquillamente, dovrebbe fare un golletto, adesso magari secondo me arriva. È un girone, se togli il Nordjylland, non so come si dice. È molto equilibrato. Shakhtar, Chelsea e Juve sono sullo stesso piano. Siamo lì addirittura. Poi sono legate all'episodio. Allora, diciamo che il Chelsea ha più esperienza, ma come squadra vale la Juve. Lo Shakhtar ha molta determinazione, ma alla fine per me tecnicamente resta un gradino inferiore alle altre due. La quarta, le due fuori sono quella quarta, non so nemmeno pronunciare il nome, ma credo che sia lì per fare una comparsata. La Cenerentola del girone nordiano. Che differenza avete? Allora, due aggiornamenti, il raddoppio del Chelsea con Luiz, ecco, e il raddoppio del Bate Borreggio, pensate, Bayern di Monaco, due anni in finale. Voi interisti vi ricordate, due anni in finale Bayern di Monaco. Ma avete detto il gol del Manchester contro il Cluj? 2-1 dello United. Van Persi. Sì, sì, l'avevo già detto. Sei rimasto clamoroso il 2-0 del Bate Borisov sul Bayern Monaco. Sara? Ce li ho. Vai, okay, leggi, okay, prego. Ci scrive Manuel, ma è possibile che la Juve è favorita dagli arbitri anche in Champions? E ancora Marco, Pirlo e altri azzurri lasciano metà delle loro fatiche alla nazionale, poi vengono adeguatamente ricompensati dalla FIGC e dal relativo tribunale sportivo. Sì, è un complotto mondiale. E poi ci scriveremo, la Juve ce la farà perché è troppo fortunata, vincerà 2-1 e Denise dice sicuramente hanno il lato B sviluppato. Juve fortunata, secondo i nostri telespettatori, ovviamente non difende Juventina. Puglio. No, ma non è fortuna. A parte che la partita ci sono ancora più di 10 minuti. Compreso il recupero ci sono 15 minuti da giocare. Comunque tutto può succedere. Sta sbagliando tantissimi palloni. Pirlo comunque veramente è una Juve fortunata. Si sta vestendo della maglia rossonera degli ultimi anni, nel senso che sta giocando proprio come giocava nel Milan negli ultimi anni. È veramente in ombra. Però non sento tutte le critiche. A me stupisce che... No, la cosa strana è che Carrera non rischi il terzo cambio, visto che in panchina ha Giaccherini, ha Pogba. Gente che insomma gli può dare freschezza in questi ultimi minuti, invece a 10 minuti dalla fine non ho ancora usufruito del terzo cambio. Sì, ma io non... Allora, c'è l'interazione da parte tua con i telespettatori, perché il nostro telespettatore ha accolto il tuo invito. Ti ha risposto e dice perché dal momento che hai detto che la Juve poteva segnare, hanno rischiato di prendere un gol. Sarebbe troppo. William, il destro! Attenzione! A un metro dal palo, forse anche qualcosa di meno. Diciamo che Gufo talmente tanto che se questo nostro telespettatore sta giustamente osservando la partita, ha avuto tre occasioni da gol. Questo è palo, ha scheggiato il palo, per cui vuol dire che non Gufo, altrimenti avrebbe già fatto gol. Allora, una Juve che a livello di possesso palla, correggimi Roberto Galia se sbaglio, possesso palla è cresciuta molto, però le occasioni sono ridotte allo Shakhtar. L'ha avuto lo Shakhtar. E quindi sì, ma adesso la mette dentro la Juve. Capire, la resta positivo. Fa capire. Se adesso va via Giovinco in velocità. È già scritto. Già scritto cosa? Che vince la Juve? Comunque lo Shakhtar fa veramente poca fatica a contenere questa Juve. Io non so che Juve state vedendo voi, ma questo dominio, loro palleggiano, stanno giocando a Torino, sono la squadra sulla carta inferiore, stanno palleggiando in sorpresa senza neanche far tanta fatica, quelli juventini sono tutti sulle gambe, tutti sudati, gli altri sono lucidi, io non vedo tanta difficoltà. Certo, si prepara un cambio anche proprio nello Shakhtar. Alice, io colgo anche un tuo assist di poco fa, dicevi che la Juve non è abituata alla Champions League da mille giorni, lo ricordava anche Stefano Peduzzi in cronaca poco fa, che non gioca un impegno così importante in Europa. Ma col Chelsea, scusami, era la prima. Ma cosa vuol dire? Cosa vuol dire? Questa sera ha trovato un avversario, almeno fino ad ora, attenzione perché il partito dura 90 minuti, fino ad ora ha trovato un avversario coi fiocchi, che sta giocando un'ottima partita. La Juve ha rischiato, probabilmente ha avuto anche fortuna in alcuni episodi, però insomma è una entrerà Pogba nella Juve. Oh, probabilmente. E attenzione perché potrebbe uscire Pirlo. Questo punto. Intanto entra anche il signo. Entra il signo nello Shakhtar. Io francamente il totem Pirlo l'avrei cambiato prima. Prima.
Forse di un po' troppo timore reverenziale. Sì, io ho questa impressione. Se togli Pirlo perché non vuoi vincere la partita. Comunque, Pirlo, quando prima ho detto che è un leader, voi avete sorriso. Il fatto che lui stia zitto, che sia taciturno, anche il Milan, il problema si è creato nel Milan quando sia lui che Seedorf erano intoccabili. E il Milan andava a due all'ora, perché il problema nel Milan al centrocampo, ve lo ricordate, erano proprio Seedorf e Pirlo contemporaneamente. Poi quando si infortunarono, Milan trovò la soluzione dei tre mediani, però fino a quel punto Allegri faceva difficoltà a lasciare uno dei due in panchina, e così anche l'allenatore juventino fa difficoltà a lasciare Pirlo fuori squadra. Stefano, calcio di punizione e poi andiamo in pubblicità. Sì, stiamo cercando di capire chi è, eccolo qua, il cambio sta arrivando proprio in questo momento, è pronto Pogba. Intanto chiedo, esce Vidal, non esce Pirlo, esce Vidal, 84esimo, gli ultimi 6 minuti con Pogba in campo, che non è stato di Vidal non la prende bene, non la sta prendendo bene Vidal. Non la prende bene, ma mancano 6 minuti. È giusto che l'allenatore l'abbia sostituito, non è stato certamente il Vidal. Forse ce l'ha più con se stesso, adesso capiremo da Stefano il perché di questa di questo disappunto di Vidal. Facciamo così, ce lo facciamo raccontare dopo la pubblicità, a tra poco. Rieccoci in studio, è entrato Pogba quindi Stefano. È entrato Pogba, fuori Vidal, ma c'è da dire poco di questi ultimi istanti di Juventus-Shakhtar, 88esimo minuto, 2 al 90esimo più il recupero, squadre che sembrano accontentarsi di questo pareggio. Potrebbe accontentarsi del pareggio alla luce di tutte queste occasioni per lo Shakhtar, via Vardi, la Juve? No, perché voglio dire, se le occasioni, cioè ne ha avute di più, però le partite di Champions soprattutto sono strane, conta buttarla dentro, ecco. Devo dire che ultimamente non vedo tirare la Juve, vedo tirare solo lo Shakhtar. Sara, messaggi da casa. Scrive Andrea, per Collovati oggi stiamo assistendo alla consacrazione di un campionato italiano in netta discesa, ovvero queste squadre come la Juve dominano in campionato e sono molto mediocri in Europa, con una modesta squadra che è lo Shakhtar. Poi ci scrive Davide da Verbania, mamma mia, non facciamo catastrofismi, è la prima partita... Full tiro da parte di Mkhitaryan, pallone che esce da ancora di poco. Porta di Buffon minacciata anche in questo secondo tempo, riparte la Juve, Stefano, verticalizzazione. Riparte la Juve, verticalizzazione per Quagliarella che non riesce a tenere sul pallone ma guadagna una rimessa laterale, la batte subito velocissimamente per Giovinco, ne guadagna un'altra l'ex giocatore della Parma, ci sono due palloni però in campo, deve aspettare Giovinco a battere questa rimessa. Aspetta probabilmente tra che arrivi a Samoana. Un errore da parte del giocatore dello Shakhtar che ha consegnato di fatto il pallone subito in mano a Quagliarella, la Juve poteva colpire a freddo questa squadra. Sì, Stefano. Chiellini, avanza Chiellini con la sinistro per Lichtsteiner. Crampi per Lichtsteiner. Allora il Chelsea, questo per la differenza reti, Chelsea 4-0. 4-0. Chelsea che capitalizza al meglio questo turno favorevole nel girone. Si parlava di una Juve questo che questo ti forse... fa capire la modestia di questa squadra danese, cos'è, o svedese. Cioè. Approfitto della tua presenza perché tu in Polonia e Ucraina ci sei stato, hai commentato gli europei per la Rai. Effettivamente questo Shakhtar è una buonissima squadra, però alla vigilia dici ha vinto il campionato ucraino, non è che è prima in Inghilterra. Sì, però devi pensare che ci sono tantissimi giocatori, alcuni naturalizzati, altri brasiliani, cioè non è la nazionale ucraina dove il miglior giocatore era ancora Shevchenko, capisci? No, ma adesso intanto in Ucraina girano un sacco di soldi, primo, secondo, mai paragonare, rapportare le squadre del campionato in Champions, sono due film diversi, perché la Champions è una, come noto, dico delle banalità ma le dico lo stesso, sono partite secche, quindi cioè, tu metti in campo magari dell'agonismo, che ti va bene una cosa e alla fine passi, i campionati sono diversi. Un allenatore anche che non è solo poi un allenatore mica, è un manager. L'esempio del Liverpool che ha fatto una serie di finali vinte o perse, comunque magari in campionato arrivava sempre lì per qualificarsi come quarto in Champions. Vero. Stefano, seguiamo gli ultimi minuti di questa gara. Sì, Lichtsteiner dentro, Giovinco, Quagliarella! Pallone che viene deviato in corner dal portiere dello Shakhtar, Pjatov. Ti trovano il guizzo. Questa è la forza della grande squadra. Non ancora. Pirlo, dalla bandierina, sul secondo palo, la testa di Asamoah.
fuori. Io lo vedo Steiner, prima di voi, pallone, no? Fuori. 91esimo e 30 secondi, non è ancora chiaro quanto verrà concesso di recupero. Comunque ci sono state 5 sostituzioni, mi pare, quindi comunque sarà abbondante. E comunque dobbiamo rimarcare una cosa, noi purtroppo non siamo a Torino, quindi non possiamo sapere quello che sta succedendo esattamente, ma sta succedendo veramente qualcosa di strano, nel senso che i tifosi, una parte dello stadio, non vi specifichiamo chi perché non abbiamo ancora capito chi, ha cercato di intonare dei cori a favore della squadra di Carrera Juve-Juve, e un'altra parte dello stadio ha fischiato quei tifosi che stavano cercando di incitare la squadra bianconera. Dunque non si è giocato in un bel clima, e dopo nel post partita vi racconteremo anche le sensazioni da parte di Carrera e dei giocatori della Juventus di questo clima. Beh, un'atmosfera surreale, l'abbiamo detto, l'abbiamo descritto già dall'inizio. Per tutta la partita si è protratta questa situazione. Ora la Juve è a 40 secondi dalla fine di questa partita, Stefano. Oh, attenzione, lo Shakhtar in area di rigore, William, il destro rimpallato ancora, William, la traversa dello Shakhtar, la traversa dello Shakhtar. Fortunata la Juve, fortunatissima, a 30 secondi dalla fine la traversa di William, migliore in campo, che giocatore, di rigore. Che giocatore William. Poi il destro di William che veramente rischiava di beffare a questo punto la Juventus, mancano veramente pochissimi secondi, e Stefano seguiamoli con te. Allora, recupera ora il pallone piatto, stiamo cercando di capire ancora l'entità del recupero, 3 minuti, non ci aiuta la grafica. In questo momento probabilmente sono, sì, finisce qua, è finita così, Juventus Shakhtar 1-1 allo Juventus Stadium. Sono fischi alla fine, timidi, da fischi parte del pubblico. Allora, fischi ingenerosi, qualche fischio. Una squadra che però ha sofferto, perché la Juve posso dirti una cosa, vorrei capire adesso l'atteggiamento dei giocatori della Juve. Allora, voglio vedere cosa fanno. Se li fischi perché ci sono altre cose sotto, che ne so, i biglietti, il caro prezzi, la società, allora fischi la società, ma non devi fischiare i giocatori, ci hanno messo l'anima, ci hanno messo il cuore. È stata una partita difficile, questo ti fa capire la partita di stasera quanto è difficile la Champions, perché tu pensi, io stesso avevo pronosticato 3-1, 2 gol di scarto, ma non è così, perché in Champions è difficile, batte Borisov, sta vincendo 2-1 contro il Bayern di Monaco, per cui la squadra che ha fatto la finale della Champions League. Allora, sotto il settore dei tifosi ospiti, 3-1, batte Borisov 3, Bayern di Monaco 1, in contropiede, adesso ho visto il terzo gol. I giocatori, dello Shakhtar vanno a ringraziare i propri tifosi, qualche timido applauso da parte dei giocatori della Juventus al pubblico, ma vi dicevamo, clima davvero surreale questa sera a Torino. Alice, è risultato giusto per il tuo, l'1-1? Sì, anche perché anche nel secondo tempo, sia da una parte che dall'altra, ci sono state occasioni da gol, quindi secondo me è giusto un pareggio, anche se alla Juve non conviene molto, perché poteva mettersi già in tasca la qualificazione. In attesa delle pagelle di Roberto Gallia, chiedo a Jacobone se il bicchiere è mezzo pieno o è da vedere mezzo vuoto. Beh, io sinceramente, se fossi un tifoso della Juve, non sarei soddisfatto dell'approccio in casa con una squadra ma come... Ma del risultato come... sì. Ma no, ti poteva andare peggio. Se vediamo la classifica, guardiamola, bravissimo. Ma ragazzi, ma ti poteva andare bene. Ma cerchiamo di essere dopo la seconda giornata. Fare i tifosi, facciamo i tifosi. Dopo la seconda giornata del girone E, ragazzi, guardiamo la classifica. Chelsea primo insieme allo Shakhtar, però per differenza reti in questo momento è messa meglio la squadra di Di Matteo. 4 punti per inglesi e ucraini. La Juve con 2 pareggi è terza a 2 punti, e poi i danesi del North Zealand sono... E ricordiamo che la Juventus nelle prossime 2 partite affronterà il North Zealand, prima in trasferta e poi in casa, quindi attenzione a questa classifica che potrebbe essere rivoluzionata con lo scontro diretto. Bravo, Stefano, fra Chelsea e Shakhtar si possono mangiare nella prossima punti, gara punti a vicenda. Questa è un'osservazione giustissima. Sara, mi guardavi, c'è qualche messaggio da casa? Allora, ricordiamo i contatti per scriverci. Sì, vi ricordo allora che potete mandare i vostri messaggi al 336-746-384 oppure sulla nostra pagina Facebook, Campionato di Campioni Odeon TV. E poi avete anche la possibilità di mandare le vostre domande, di scrivere le vostre domande sul sito calcissimo.com. I nostri opinionisti vi risponderanno. Perfetto, allora noi aspettiamo tanti i vostri commenti su questa partita. Roberto Gallia, in attesa delle tue pagelle, ti ripeto la domanda. Sì. È un bicchiere mezzo pieno o mezzo vuoto questo? Guardata, penso che come ai punti avrebbe meritato qualcosa di più lo Shakhtar. Quindi penso che questo punto me lo prendo
Certo che te lo prendi, anche perché poi nelle due partite successive devi fare risultato. Qui non possiamo fare i tifosi, Alessandro, bisogna essere obiettivi, dire che la Juve ha sofferto, questa è la Champions, però un punto oggi, te lo per come si è messa la partita, te lo devi prendere e tenere ben stretto. La classifica adesso è scomoda, comunque, ancora perché persa. Si dà per scontato che adesso si facciano 6 punti e comunque in ogni caso ci sono anche delle trasferte, perché andare a giocare a casa dello Shakhtar non è assolutamente facile, e il Chelsea non so se sta prendendo sempre più convinzione, anche nel campionato inglese sta giocando bene, quindi non lo so, io non la vedo così rosea. È una Juve che psicologicamente esce ridimensionata via Vardy dopo tutte le aspettative positive che aveva creato intorno a sé dopo il pareggio con il Chelsea, oppure il cammino ancora lungo, una Juve che comunque sta crescendo, sta prendendo confidenza con questa manifestazione? Io non so se è ridimensionata, sicuramente ha capito che la Champions è un altro film, ma proprio sono due film diversi. Nel campionato italiano continua ad essere la più forte, in Europa ne ha ancora da mangiare tanti di panini. E a mio avviso stasera, io ribadisco, l'ho detto dagli inizi e lo ribadisco ora che è finita, non è solo un problema di disposizione tattica, è proprio un problema di approccio mentale. Cioè cosa vuol dire l'approccio mentale per te? Cioè, cosa paura vuol dire? Di sbagliare, intanto uno scarso prezzo. Ti senti padrone, ti senti autoritario. In campionato corre tre volte tanto. Per la verità, stesso palla maggiore quello dello Shakhtar, 56%. Sì, per la verità, se voi avete notato, in alcune ultime partite, il Genoa ha sofferto il primo tempo. Tanto, poi con la forza, Fiorentina è andata benissimo con la Fiorentina. Cioè, voglio dire, comunque in campionato ha questa reazione, qui voglio dire, come se avesse paura di affrontare. È vero, abbiamo detto mille volte che però è un modo di giocare diverso la Champions. La Champions si affronta con delle partite secche. Vinci, fai 3 punti, pareggi, ne fai 1 e ti ritrovi, guarda caso, nel girone terzo. Capisci? E questa è la differenza. Intanto c'è una dichiarazione di Bonucci. Nessuna polemica ai tifosi. Sì, no. Perché si è notato che Bonucci è andato con questo... No, lui ha detto che esulta sempre così, facendo vedere il viso. Poi ha dedicato questo suo primo gol in Champions alla moglie e a suo figlio, che è nato da poco e oggi è stata la sua prima visita allo Juventus Stadium. C'è tempo anche per fare una velocissima rassegna stampa sul web. Juve solo un pari con lo Shakhtar. Gazzetta.it mette in primo piano anche l'esultanza proprio di Leonardo Bonucci con la mano sul volto. Vincono Chelsea, Barça e United. A proposito del Barça, c'è stato un infortunio gravissimo, il difensore Pujol, dopo cercheremo di recuperare anche la foto, pare un infortunio grave al braccio. E poi Corriere dello Sport.it, Juve Shakhtar 1-1, tutto sport, punto e basta, con in primo piano la foto di Vucinic. Chiudiamo con tuttojuve.com, Juventus Shakhtar 1-1, Bonucci pareggia e l'esultanza, a nostro modo di dire, un po' polemica da parte di Bonucci. Eccellente questa piccola rassegna stampa. Sara, da casa, cosa dicono? Scrive Matteo, anche quando vengono dominati dagli avversari non perdono, complimenti alla Juve. Poi abbiamo Gianni che dice che peccato, fortunati come sempre, alla faccia di chi gufava al Napoli l'anno scorso e ha esultato a Londra. E poi ancora Mario, la partita della Juve stasera, la dimostrazione che la Champions richiede molto impegno. Ricordate il Napoli l'anno scorso in un girone più difficile e che la Juve potrebbe risentirne in campionato. Il Napoli ha la forza per battere la Juve e vincere il campionato. Allora, ecco, una conferma, sì. Pujol, leggiamo da mondodeportivo.com, confermato, si è rotto il braccio durante la partita. Sfortunatissimo Pujol. Facciamo così, linea al super spot degli amici di Laversa e poi di nuovo qui per commentare Juventus Shakhtar. Allora, lo avevamo preannunciato, abbiamo le immagini dell'infortunio di Pujol, attenzione perché non sono sicuramente immagini piacevoli da guardare. Eccolo qua, il capitano. Braccio sinistro. Il capitano del Barcellona. Frattura scomposta del braccio, probabilmente con un interesse anche al gomito. Ecco, va bene, ok, togliamola subito, era giusto per dovere di cronaca. Abbiamo le pagelle della Juve redatte dal nostro Roberto Gaglia, il nostro allenatore. Questa sera guardiamo Buffon. No, parti da Marchisio, scusa. Che Buffon. Buffon 6, Barzagli 6,5 come Bonucci e come Chiellini, quindi difesa promossa. Lichtsteiner un po' deludente 6, Vidal 5,5 e Pirlo 5,5 bocciati. Marchisio 5,5, anche se gli esperti, diciamo, televisivi l'hanno decretato migliore in campo.
Asamoah, e non era il Peduzzi l'esperto televisivo, Asamoah 6, Matri 5,5, Vucinic 6,5, poi Giovinco è entrato... 6 a Vucinic. Ah, 6 a Vucinic, così come Giovinco che l'ha sostituito, Quagliarella e Pogba senza voto. Carrera 6. Allora, manteniamo questa grafica, mi auguro, ma beh, io sono senza leve, per cui riconoscono la mia voce i telespettatori da casa. Voglio confrontare le mie pagelle con quelle di Roberto Dalia. Poi diranno, senza i nostri ospiti qua in studio, chi... Allora, Buffon 6, io metto, Lichtsteiner 5,5, Bonucci 7, Barzagli 6, Chiellini 6, Asamoah 5, Vidal 5, Pirlo 5, Marchisio 6, Matri 5, Vucinic 5. Allora, sono più reali quelle che ho dato io o quelle che ha dato Roberto Gadia? Io non mi offendo. Ma io non so, innanzitutto Buffon senza valutazione, credo che non so cosa ha fatto Buffon. Se dici così, allora vuol dire che loro... No. È stato asserragliato, gli interventi non ne ha fatti perché di fatto... Sembra tirato fuori. No, però però bisogna tenere alla carriera. Sì, usciamo dalla grafica. Barzagli, Lichtsteiner no, troppo sei. Non è che abbia fatto un granché. Nel secondo tempo Pirlo gli avrei dato proprio 5, Marchisio voi continuate a dire, però siamo al mio limite che non riesco a vederlo. Infatti è più giusto a Vucinic avrei dato qualcosina in più, qualcosina in più a Vucinic. I primi 20 però grosso modo siamo nelle 6. Sfumature, diciamo che sono abbastanza d'accordo. Siamo mezzo più, mezzo meno. Jacobone, Gallia ha bocciato il centrocampo. Io sono d'accordo, no, sono d'accordo con le pagelle di Collovati. Forse eccessivo il 7 a Bonucci, anche perché ha iniziato la partita con... Hai pareggiato per una sua prodezza. Ho capito, però è anche vero che nei primi due interventi è stato risparmiato un cartellino che avrebbe potuto mettere in difficoltà la squadra. Capito, ma non è colpa sua, è colpa dell'arbitro. Ma quando uno ti fa il gol che ti porta a casa la pagnotta, gli devi dare 7, per forza. Oltretutto, un gol bellissimo. La Juve ha fatto due tiri in porta, di cui uno l'ha fatto Bonucci. Poi è un colpo di testa su calcio d'angolo di Bonucci che aveva parlato del portiere. Le due cose le ha fatte lui. Parole un po' scontate quelle di Claudio Marchisio ai microfoni di Sky, vero Stefano? Sì, assolutamente. Un Marchisio cauto anche in vista del doppio impegno col Noskallen. Ha detto una Juve che sta facendo un po' di fatica per assorbire le fatiche del doppio impegno, ma che bisogna stare attenti anche alla squadra danese, perché questa Juve che è ritornata in Champions non deve sottovalutare nessun avversario, a partire dai danesi che, lo ricordiamo, verranno affrontati dalla Juventus prima in trasferta e poi in casa e proprio lì si potrebbe decidere il destino dei bianconeri, proprio in virtù appunto della differenza reti nel girone. Esatto, perché rispetto per tutti Biavardi, però la Juve, più che prepararsi psicologicamente a questo pseudo agguerrito North Zealand, deve cercare di segnare il più possibile. Faccio una domanda. Sì, prego. Mi sono in mente, no? Quanto è stato importante lo scorso anno Conte in panchina? E quanto invece adesso, in questi momenti, può essere determinante allenatore? Sì, perché forse è il primo vero momento in cui la Juve magari traballa a livello di personalità, non so, Roberto. In questi momenti Però un pareggio in casa non possiamo dare... Allora, vince 4-1 con la Roma, diciamo... Carriera, no, io sto dicendo adesso, no, di carriera. Pareggia in casa 1-1, subito diciamo, manca Conte in panchina. No, io non la penso così, anche perché tutta questa, come posso dire, Conte in tribuna, così, ormai connetti attraverso il cellulare, così, il giocatore in panchina si gira spesso verso... Io dico non tanto per i cambi, tanto per la presenza... Per il carisma, per il carisma lui, in panchina, lui che lui ha dato, capito? Queste partite qua, io credo che se questa partita l'avesse fatta in campionato, sinceramente comincerei a parlare di una Juve stanca. Sì, io comincerei a parlare di una Juve stanca, perché ultimamente, perché voglio dire, la vittoria con la Roma, francamente, va capita e analizzata da domenica prossima, da sabato, non so quando, se gioca sabato. Sabato... Perché, voglio dire, è stata troppo facile. Gioca a Siena. È stata troppo facile. Allora, se la Juve ha questi risultati, mi correggo, non questi risultati, questo tipo di gioco, anche nella prossima di campionato, allora si comincerà a dire effettivamente la Juve è sulle gambe. E quando dico la Juve sulle gambe, sulle gambe intendo soprattutto su quelli che sono stati i suoi punti di forza. Sì, primo, Pirlo. Giusto. Secondo, Vidal, che stasera non si è visto, tanto che è stato sostituito. La difesa,
ha un po' ballato. E poi l'attacco. Le fasce. L'attacco... No, ma aspetta, perché l'attacco, attenzione, in attacco hai delle alternative, ma sono le fasce, cioè i laterali, sì, i laterali, quelli che devono andare avanti e tornare indietro in un 3-5-2. Ce li hai cambi, eh? Possiamo dare merito. Diamo un po' di merito a quella vecchia volpe di Lucchesi, magari esatto, che conosce il calcio di oggi. Perché poi il discorso stanchezza fatto il primo di ottobre mi sembra eccessivo. Eccessivo, dici tu. Come arrivano a maggio, se sono stanchi ma adesso. Ma guarda che lui sta già pensando alla partita di domani. Capito? No, io è già in tensione da milanista. No, sinceramente per cui non si esprime, perché mi sto concentrando se io mi metto a parlare male di questa Juve, sai che cosa devo dire domani? Beh, lui fa bene. No, più che altro voglio sapere tra quali partite di campionato si va a posizionare il prossimo impegno di Champions League, perché questo è importante. Importante. Adesso mandiamo in missione Stefano Peduzzi, che tra l'altro tra poco ci riferirà le parole di Lichtsteiner. In missione inteso Stefano, non stai ascoltando, dove si inserisce il prossimo impegno di Champions League, a cavallo di quali partite di campionato, sì. chiede Alessandro. Quindi, continuando a commentare questa Juventus e ricollegandoci anche alle domande che in tantissimi ci mandano da casa, Biavardi... Alice lanciava questo... Alice è già in clima derby. Allarme. Ho capito, allora uno pensa domani sera, l'altro è in clima derby. Stavo riflettendo su una cosa. Guardando la partita della Juve contro la Fiorentina, io avevo notato già forse... non voglio parlare già di calo della Juve, però sai, poi hanno affrontato una squadra come la Fiorentina che è in grado di mettere in difficoltà le altre squadre, quindi ho detto ma... Voglio proprio vedere poi con l'impegno in poi cielo. Dopo la Fiorentina ha giocato contro voi dell'Inter, no. L'avete proprio asfaltata. Poteva finire 4-1. L'avete proprio... Però dico, ho visto poi la partita con la Roma, lì è stato evidentemente troppo facile per la Juve vincere, anche perché la Roma non è scesa praticamente in campo. Oggi vedo questa partita, allora... Che idea ti sei fatta? Mi sono fatta l'idea che forse un po' di stanchezza inizia a esserci. Galia, Alice Brambilla... No, scusami, no. Qua la devo contraddire, no. Però a me allora, piace questo. Certo. Allora, io dico una cosa, ma siamo alla seconda partita di Champions, seconda, e sesta di campionato. Oltretutto poi, attenzione, contro il... sì, è vero che fosse contro la Fiorentina, giocava sia Vucinic, cioè praticamente più o meno gli stessi due attaccanti. Però col Chelsea ha giocato Quagliarella, col Chievo ha giocato Giovinco, cioè alla fine gli sta facendo ruotare. Io dico, tutta questa stanchezza, se ce l'hai dopo sei partite di stagione, c'è da preoccuparsi, perché veramente c'è da preoccuparsi. Allora, Fulvio, se tu mi dici marzo, aprile, la stanchezza sono d'accordo. Fulvio, però io ti voglio contraddire, ma l'anno scorso, vi ricordate quante volte abbiamo detto la Juve va così forte perché non ha la Champions, la Juve va così forte perché non ha la Champions? Adesso ha la Champions, hai capito? Tutta la settimana, dal lunedì al venerdì... E poi giocare la partita ma tu che sei stato un grande giocatore Fulvio, ma la fatica mentale, essere sempre lì in tirella, sempre lì con la testa, cioè, ti stanchi. Non usare questi a fianco una bellissima ragazza, non usare questi questo commento da te non me l'aspettavo. Indignato la provocazione. Scusami. Allora, il livello sta scendendo. Ricapitolando, Alice, Roberto dice che la partita con la Roma potrebbe essere stato un episodio inseritosi in un contesto nel quale la Juve sta facendo un po' di fatica. Non un episodio, perché la Juve ha strameritato. Io parlo in generale, sono due competizioni completamente diverse. Allora, il campionato italiano secondo me è sceso di qualità. E diventa importante la mentalità in cui tu vai a fare le tue prestazioni. La Juventus ha trovato la mentalità vincente, vince il campionato scorso, sono le partite che ha fatto. Questa è la 46ª partita che non perde, no? Quindi fa capire che ha trovato una mentalità a livello nazionale da grande. A livello internazionale è diverso, perché vai a contare tutte le prime degli altri campionati ed è diverso. Stiamo parlando dello Shakhtar, attenzione, lo Shakhtar, capito, questa non è la, così semplice. La 14ª, 10 partite in campionato e questa è la 14ª partita che non perde. No, ha vinto 13 di fila lo Shakhtar prima di questa sera e poi penso sia la 26ª che non perde. Allora, visto che state dando i numeri, vi ricordo che questo è l'8º pareggio consecutivo della Juventus nelle coppe europee. E poi comunque queste comprese quelli di Europa fa fatica, queste partite qua, se hai giocatori che sta cercando sul mercato, ti possono fare la differenza.
se no diventa difficile vincere. Cioè tu dici il top player. Qui manca il giocatore che ti dà il cambio di... Però, Iacobone, per diciamo, dare credito a questa prestazione che vi divide della Juventus, però sono quelle partite che probabilmente si dice le grandi squadre non perdono, non riescono a non perdere, mentre quando non sei una grande squadra quasi matematicamente vai a perdere, sei d'accordo? Sì, sì, sono d'accordo che la Juve questa sera è stata fortunata a portare a casa il punto. Prima mi è stato chiesto da tifoso, se fosse un juventino, se potrei essere contento di questa situazione. Di sicuro da tifoso no. Poi ovviamente per quello che il campo ha detto stasera è un punto prezioso, perché queste partite, come hai detto tu, si possono perdere benissimo e tornare a casa con zero punti. Sara, da casa. Ci scrive Gian Pietro, come si fa a dare 6 ad un allenatore che pareggia in casa con una squadra così? Ma siete di parte o avete visto una partita diversa dalla mia? E poi abbiamo Marco, dice facciamo una bella cosa, escludiamo le italiane dalle coppe, intanto se ogni italiana impegnata in Europa deve essere sottoposta al linciaggio dei tifosi italiani dalle altre squadre, è da un po' a, questa parte che alcuni giornalisti si comportano così. Stefano, l'Iksanjar ovvio anche lui? Sì, abbastanza, ha parlato di una Juve comunque che in Europa sta crescendo e che probabilmente saranno decisive le due partite con Nordskjallen, perché ricordiamo la Juventus giocherà le due partite contro la squadra danese, ma soprattutto Chelsea e Shakhtar si scontreranno e sicuramente se la Juve dovesse vincere quelle due partite si ritroverà a giocarsi le ultime due partite del girone a 8 punti davanti probabilmente a Chelsea e Shakhtar. Va bene, allora noi prima di andare in pubblicità salutiamo gli amici che ci stanno seguendo su Telereporter, diamo appuntamento su Odeon 24, canale 177 del digitale, 177, anche su Bravo TV, questo lo leggo, canale 113, 113, e anche sul satellite. Noi torniamo dopo la pubblicità parlando, oltre che di Juve, anche di Milan, impegnato domani sera, e di Inter in Europa League. A tra poco. Va bene, ancora questo Juventus Shakhtar prima di pensare a domani sera con il Milan impegnato con lo Zenit. Sara. Da calcissimo.com ci scrive Bianconera d'Attrezzo. Signor Galia, ma lei che attacco schiererebbe se lei fosse l'allenatore? Non confonde i giocatori questo continuo turnover? Dai, Roberto, dalla parte no, ma sono questi gli attaccanti. No? Ho capito, sono questi, lo so. Poi ma lui, stasera, per esempio, chi avresti schierato? Ma dopo è sempre troppo facile parlare, no? Quindi direi perché lui ha fatto giocare il primo Giovinco oppure Quagliarella. Io dico che finora lui ha sempre azzeccato le mosse, soprattutto sugli attaccanti. Chi al primo tempo non ha fatto gol, ha fatto nel secondo. Quindi a seconda anche delle squadre avversarie, lui mette i giocatori. Anche se non è corretto dare la responsabilità agli attaccanti stasera, no, perché ma io direi... cioè, quanti cross sono arrivati dal fondo? L'abbiamo visto anche dai voti. Quante palle gol ha dato Pirlo? Zero. Io direi che non brilla la luce, solo la buona sorte. Questa è l'apertura di tutto Juve.com, non brilla la luce, solo la buona sorte. Poi andiamo... non lo diciamo noi, perché altrimenti ci dicono. No, è il sito. E poi le parole di Bonucci riprese da Sky, dobbiamo scendere in campo meno timorosi, in Champions nessuno ti aspetta. Beh, quindi allora Bonucci che di fatto ammette che la Juve è scesa in campo timorosa, quindi non è stato un atteggiamento voluto. Quello degli uomini dipende anche dall'avversario che incontri. Lo Shakhtar di questa sera non era la Roma di domenica, di sabato, anzi, attenzione. Sì, però posso dire, cioè, perché il Chelsea, è riuscito a isolare immediatamente Pirlo, intuendo che era la fonte di gioco? Ci misero su, come si chiamava? Oscar, ecco. Te lo dico subito, perché c'era di là Di Matteo. E questa sera invece, quanto ci hai messo a capire che quello col nome della grappa, come si chiama, William, era la fonte di ispirazione di tutta la squadra? Cinturalo anche tu, fai esattamente quello che ha fatto. Cinturalo, se n'è andato anche a fare il terzino questo giocatore, cioè o gli metti un uomo dedicato veramente a tutto capo, questo è vero. Quindi, però forse dicevi Avardi, una Juve anche abbastanza presuntuosa nel... No. Avere un occhio di riguardo nei confronti di William. Da casa ancora, fantastici stasera i nostri telespettatori. Sara. Sì, ancora da calcissimo.com ci chiede Ines, la rosa secondo voi è attrezzata per la doppia competizione? Per me no. Questa è una domanda che parrebbe banale, ma alla luce di questa sera...
questo organico è adatto o no? Posso rispondere io? Certo. Ha detto bene Roberto Galia, manca solo il giocatore che ti fa fare il salto di qualità. Anche per una. Allora, in Champions cosa grazie. Succede? A volte le partite sono talmente equilibrate che se hai Drogba vinci la Champions. La realtà è questa qua, è inutile che stiamo a... Se hai Rooney o Van Persie che ha fatto due gol stasera, sta perdendo il Manchester. Oh. Vero, il Manchester 1-0. Stava perdendo, poi hai Van Persie che ti fa due gol, quello è il top player. Come capisci? Kakà nel 2007. Kakà che ti fa vincere la Champions nel 2007, Eto'o, Milito, Schneider che ti fanno vincere la Champions tre anni fa o due anni fa. E cioè il, ma che comunque ti fanno passare tre, avanti. Sono tre quelli, certo. Ne hai citati tre. Ne avevamo tre, dall'altra parte uno. Sì, ma no, non è vero. C'è il Milan di Shevchenko, ce ne sono stati, non è quello. No, di Ibrahimovic. Ah, ecco. Però dico, gironi in Russia, sono questi giocatori che ti fanno fare la differenza. Cioè le partite sono talmente giocate sul filo del rasoio. Tu hai quello che ti, sì, che ti fa il colpo di genio. È Messi, Barcellona, vedi? Messi, è vero che hai Xavi, hai Xavi, hai Iniesta, così. Però ci vuole, Messi è un'altra categoria. Si parla dei cattivi rapporti fra Llorente e Bielsa, quindi una Juve forse più vicino a questo giocatore. È un giocatore classificabile come top player? Fulvio, rimango da te visto che hai lanciato questa osservazione. Oppure la Juve sta sbagliando a concentrarsi su Llorente in questo periodo, se ne si parla di lui? Non ci sono top player in giro da poter la Juve non ha. Allora, il discorso è questo: se tu non hai i soldi per comprare, rileggiamo anche Persi, l'articolo sul non lo so, Dzeko, sì, questi, allora quello è un discorso. Se però tu pensi che di risolvere i problemi con Bender, era meglio non comprarlo, perché Bender non è un giocatore, non è top player. Per cui la Juve l'ha detto chiaramente: il top player significa investire una grossa quantità di denaro, e che in questo momento probabilmente la Juve non ha. Però Marotta non ne ha fatto una questione economica, Fulvio. Ricordiamo le sue dichiarazioni: poter scegliere il giocatore che sia perfetto in termini tattici e che abbia il profilo giusto è un discorso che onestamente in questo momento la Juventus non riesce a realizzare. Dunque è un Marotta che allontana anche il progetto di top player per il mercato di gennaio. Allora, io seguo quello che mi state dicendo voi, che mi pare siate sulla stessa lunghezza d'onda. Interpello Alice, come al solito, brillante tra gli ospiti. Ma allora, se in Champions la differenza la fa il top player e la Juventus questo top player non ce l'ha, vuol dire che la Juve avrà vita breve in questa competizione? Ma non è detto, non è detto. Da cosa dipenderà, oltre che da questo? Ma dipende dal cambio di atteggiamento che assumerà la Juve nella fase finale del girone, perché vincere già due partite consecutive vuol dire incassare questi sei punti facili che comunque ti mettono in una buona posizione all'interno del girone. È ovvio che poi hai dall'altra parte altre due squadre che se la contendono, e quindi, però secondo me la Juve ce la può fare a passare il girone. Ora faccio arrabbiare Fulvio Collovatti chiedendo a Jacobone: c'è un problema a Pirlo oppure no? Poi chiudiamo e parliamo di Milan. Pirlo è quello che è stato anche a Milan, un grande campione che ha bisogno di ovviamente di prendersi i tempi per riposarsi, non può fare tre partite in una settimana, di conseguenza subisce, anche perché poi voglio dire, quello che era una novità e al Milan poi molti hanno cercato di smorzare la creatività, però era circondata da altrettanti campioni che comunque risolvevano le partite. Alla Juve lui è l'unica luce del centrocampo vero e proprio, quindi se veramente non dovesse funzionare Pirlo, per la Juve sono veramente comunque grandi. Comunque dico, da quello che ho visto problemi stasera, il problema non era solo Pirlo, il problema era Vidal. Se tre partite consecutive non le può giocare Pirlo, non le può giocare nemmeno Vidal, non le può giocare nemmeno Steiner, non le può giocare nemmeno Asamoah. Asamoah è il più giovane di tutti, non le può giocare mai. Perché? Perché è stato il problema solo Pirlo stasera. Okay. Tra pochissimo le parole di Massimo Carrera. Il problema non è solo cosa ha detto Lucescu? Lucescu ha detto che lo Shakhtar è una squadra costruita nel corso degli anni, che vogliono assolutamente qualificarsi in questo girone. Una squadra, ha ricordato Lucescu, che non perde da 25 partite e che vuole insomma ben figurare in questa edizione della Champions. Biavardi, dicevi? No, torno su Pirlo. Sì. Non è un problema, ma Pirlo era il fulcro del gioco della Juve l'anno scorso. Non te ne nascondersi. Ma gli stessi Vidal e Marchisio dicono che con Pirlo in ottime condizioni è più facile. Sono tutti ottimi giocatori. Vidal, adesso ho sentito che lo vorrebbero... Manchester per 50 milioni di euro. 50 milioni, cifre folli.
Però se si spegne Pirlo, sito o l'altro? Cioè voglio dire, non lo dico io, un sito di tifosi, non, si è spenta la luce, cioè la luce è Pirlo in questa squadra, è inutile nascondersi. Tant'è vero, scusate, io vi invito a riflettere, sì, che se non fosse Pirlo, nel secondo tempo probabilmente Carrera lo avrebbe già sostituito. Ma lì c'è evidentemente, è come intoccabile il ruolo di Pirlo. Perché hai ancora negli occhi cosa ha fatto nel 2011-2012. Perché è leader della squadra. C'è questo rischio di un Pirlo che gode di questo timore reverenziale, di questo eccessivo rispetto Gallia, e se è ammissibile che ci sia un problema del genere in una grande squadra? Ma che è fondamentale per questa squadra, lo si è visto lo scorso anno, ma lo si è visto anche al Milan dei bei tempi, e lo si vede tuttora. È per questo che secondo me la Juve ha bisogno di prendere qualche giocatore che abbia grandissima qualità, perché è pensabile che Pirlo gli possa togliere tutte le problematiche che può avere. Più che un top player attaccante, prendevesti un top player centrocampista al posto di Pirlo? No, lui io potrei anche Pirlo, probabilmente staranno cercando un cambio. Per dare un po' di ricambio, sì, Pirlo. Magari un top player, no, ma il Verratti del caso lo vogliono tutti, poi l'Inter non lo prende. Allora, questo qui è un modulo molto dispendioso, soprattutto per i due esterni. I due esterni hanno corsa lunga e quindi deve farli recuperare, e devono avere un centrocampista che li manda al momento giusto, no? Quindi sono già due ruoli che comunque dovrà cambiare spesso, secondo me, durante quel campionato e la competizione. Senti, questa è la dichiarazione di Carrera? Esattamente, Carrera che ha detto: non è vero che è stata una brutta Juve, abbiamo giocato alla pari dello Shakhtar, abbiamo avuto le nostre occasioni, non siamo sicuramente una squadra affaticata. Poi gli hanno fatto la domanda: ma lo rifarebbe il cambio Vucinic-Quagliarella? Lui dice: assolutamente sì, lo rifarei, non rinnego mai le mie scelte. Queste le parole di un sorridente Massimo Carrera. Allora, secondo me non è vero che hanno giocato alla pari, ma la Juve non deve giocare alla pari con lo Shakhtar a casa sua, la Juve deve giocare meglio, certo. Deve domare, cioè. Anche fossero alla pari non va bene, Giusto quello che dice Andrea Biavardi, che legge abilmente fra le righe delle parole di Carrera, una Juve che di fatto si è messa appunto a livello anche concettuale alla pari di una squadra che era data sfavorita quantomeno alla vigilia. Non sappiamo se sarà favorito il Milan domani sera, probabilmente no, comunque è un Milan che si gioca molto del suo futuro, ci sono state anche delle polemiche riguardanti la posizione di qualche dirigente, facciamo i nomi, Adriano Galliani, poi leggeremo anche le dichiarazioni di Berlusconi in proposito. Comunque, Alessandro, il Milan si avvicina con un umore alto, dopo comunque due partite non perse, verso questo Zenit, oppure comunque è una situazione difficile da cambiare? Io non ti accompagno a casa, te lo dico solo. Occhio come parli. No, la situazione, a parte gli scherzi, è difficile. È difficile perché tutta la squadra sa benissimo che anche le ultime dichiarazioni di Galliani su Allegri testimoniano il fatto che questa e il derby, secondo me, sono crocevia per il futuro di Allegri. Il discorso di domani non ci si può. Sai che io non sono un fan di Allegri, lo sappiamo, l'ho detto più volte. Di conseguenza, non voglio essere additato per quello che spera in un risultato negativo domani e nel derby, pur di vedervi Allegri. Il discorso è che domani vedremo una squadra, dato che non siamo pronti a giocarcela a San Siro con una squadra di una certa consistenza, non dubito proprio che domani si possa andare a fare la partita. Non ci sono gli uomini, non c'è personalità, quelli che dovrebbero essere i leader sono... Sperare, sei troppo negativo. Io sono realista, cioè nel senso, quelli che sono gli uomini che dovrebbero essere carichi, quelli forti, gli unici rimasti, che sono i Boateng, i Robinho, si stanno facendo trascinare dall'entusiasmo dei Sciarabi e dei giovani. Take il rapido di Colovati, il problema è un altro, poi ne discutiamo dopo, voglio sentire anche Andrea Biavardi su questo. Il problema è che oggi sul Tutto Sport, sul Corriere dello Sport, scusate, è uscita una paginona così dicendo: il Milan cambia, via Galliani, via Allegri, via... Cioè, alla vigilia di una partita così importante. E a tal proposito, Fulvio, sono arrivate anche le parole di Silvio Berlusconi, questo le sentiremo e leggeremo dopo la pubblicità.
Allora, il tackle di Collovati ha fatto una vittima, Andrea Biavardi, adesso tra poco rientrerà in studio Biavardi. Stiamo parlando di Milan, mentre continuiamo comunque a leggere in sovrappressione anche le dichiarazioni del dopogara di Juventus-Shakhtar. Bonucci, nella fattispecie, ha dichiarato qualcosa è mancato in campo, l'abbiamo già letto prima con Stefano Peduzzi. Sì. Bonucci che ha ammesso questa Juve un po' troppo timorosa sin dall'inizio di questa gara. Soprattutto davanti, dice. Se deve cambiare sempre due attaccanti per vincere la partita. Dice Galia, esatto. Non è un episodio sempre significativo. Tornando sul Milan, stiamo parlando delle tante voci che stanno facendo da contorno, cioè delle voci a questa che partita. Hanno fatto infastidire la squadra. Sì, infastidire. Cioè, il Milan, strano che siano uscite queste voci alla vigilia di una partita importante per l'allenatore, di una partita importante anche per la società, perché poi non dimentichiamoci che domenica c'è il derby, un'altra partita decisiva sia per l'allenatore che per la società, ed è uscita questa pagina con il Milan cambia tutto, cambia Galliani, cambia, fatto sì che ha dovuto entrare in gioco addirittura Berlusconi per smentire tutto, per dare fiducia a Galliani. Ecco, questa è una cosa molto strana che l'ho vista un po'. Il tuo intervento va a valorare quella della mia tesi. Il Milan non è la società, la famiglia, quella che si diceva essere un fortino dove gli spifferi, seppur quando c'erano, perché mi ricordo che Gullit e Fabio Capello si misero le mani addosso in spogliatoio, si seppe 3 anni dopo. E cioè quel essere ermetici, solidali, sicuri, non mettere in dubbio nessuno, né a livello di giocatori né a livello di staff, questo Milan non esiste più. Di conseguenza adesso hanno protetto Allegri perché? Perché gli costa tanto mandarlo via, primo. Secondo, perché una soluzione alternativa gli imporrebbe, di fronte al fatto compiuto, di dover mettere mano al portafoglio per la rosa. Ma tanto per pagarlo per pagarlo. Va bene, adesso però i risultati potrebbero anche costringere la società a esonerare Allegri. Caso vuole, si sposta la luce su Galliani. L'ultimo sarà sicuramente Berlusconi, quando invece è lui il vero colpevole. Sarà per questo che Berlusconi ha fiutato l'allarme e oggi si è espresso proprio riguardo alla posizione di Adriano Galliani. Perché, come diceva Jacobone, la dirigenza del Milan sta mano a mano per essere messa sotto esame, e qui Berlusconi dice: totale fiducia in Adriano Galliani e per lui incondizionata stima professionale. Sono apparsi oggi su alcuni organi di stampa articoli relativi alla società Milan e ai suoi assetti. Si tratta di voci destituite di ogni fondamento. Colgo anzi l'occasione per ribadire la mia totale fiducia in Adriano Galliani, uno dei massimi manager calcistici a livello mondiale, a cui mi lega un'amicizia trentennale e un'incondizionata stima professionale. Al di là delle smentite sui possibili addii di Galliani, Biavardi, un intervento di Berlusconi era da, non lo so, tempo immemore che non lo vedevo. Ma di questo tipo. Qui ha dovuto fare. Io non conosco Berlusconi, ma conosco delle persone che lo conoscono molto bene, sì. E ne hanno sempre parlato come uno che il cerchio magico non lo molla mai. Quindi a mio avviso non è questo il caso. Però lasciatemi finire. Adesso però qui il Milan sta veramente cambiando pelle, perché il tema è: vendi giocatori più forti, cambi allenatore e prendi un allenatore che, parliamoci chiaro, non è mai piaciuto Berlusconi, mai. E nemmeno i tifosi. I tifosi non mettono i soldi, mettono i soldi del biglietto. Non è mai piaciuto al presidente. Adesso non ci sono i risultati. Non è che gli rubiamo i soldi che mettiamo nel biglietto. No, ho detto quelli che mettono nel biglietto. Capito? Okay, no. Però con quelli non sono sufficienti, purtroppo. Ci vogliono i diritti di dirigenza, eccetera. Allora, qui il discorso: il Milan è arrivato all'anno zero. All'anno zero. Che vuol dire? O Berlusconi immette capitale, oppure il Milan è questo. Allora, mi fermo qui. Lo dice anche lì, ma non li mette neanche Morati. Vi lascio parlare tra pochissimo, perché è anche giusto ricapitolare tutte le voci che oggi hanno inseguito Galliani, comunque l'entourage rossonero. Perché oltre all'addio di Galliani, ovviamente il sostituto chi avrebbe dovuto essere? Si parlava di addirittura di Guardiola come sostituto di Allegri a fine stagione. Con Guardiola sarebbe arrivato come amministratore delegato Fenucci, l'amministratore delegato attuale
della Roma e quindi questo, in questo tourbillon Galliani andrebbe a ricoprire un ruolo in Lega Calcio. Tra l'altro questo articolo, vorrei dire, questo articolo l'ha scritto Furio Fedele, che giovedì sarà ospite nella nostra trasmissione, perché è un giornalista autorevole. Certo. Avremo modo giovedì di chiedere proprio a lui il perché e come sono uscite queste voci. Quindi, perché, attenzione, qui si parla proprio di un'epurazione. Maldini direttore sportivo, esatto, Guardiola, mercato rossonero. Guardiola manager. Manager, direttore generale. Scusate, ma secondo voi Guardiola viene in Italia a fare il manager? Non lo devi chiedere a me, a 39 anni? Devi a chi l'ha scritto. Ma lo devi dire. Allora io ti dico che ho visto un UFO atterrare qua nel giardino ed era interista. Ma tu ci credevi che Ibrahimovic, ti ricordi cosa è venuto qua Carlo Pellegatti a dire? Ibrahimovic rimarrà al Milan. No, ma io non ho mai creduto a Carlo Pellegatti, infatti. Non ho mai creduto che non andasse via Ibrahimovic, perché Ibrahimovic ha un suo senso. Che ma credevi a Massimo Moratti, diceva no, e tu non si muoverà neanche per mai poi, detto una roba di le dichiarazioni dei dirigenti ormai non detto. Si può più credere. Tornando alle dichiarazioni di Silvio Berlusconi, quello che dice va a collimare con quello che è il suo atteggiamento nei confronti di Galliani negli ultimi anni. È lui che ha messo la berlina a Galliani con l'affare Sissoko, con l'affare Tevez. Più volte l'ha delegittimato, più volte gli ha fatto fare delle figure che in passato non è mai successo. Non sono cose, sono cose, azioni mirate. Vabbè, ma tra Galliani e Berlusconi non corre buon sangue dai tempi. Aspetta, in cui Berlusconi invitò Moggi per un colloquio informale che poi è vero, confermato. Ecco, quindi una storia di vecchia data. E a proposito di azioni mirate, il Milan entourage dell'ufficio stampa, verosimilmente, del Milan ha anche preparato un video per riconquistare i tifosi, per chiedere la vicinanza dei tifosi rossoneri in vista del derby. Lo sappiamo, il 7 ottobre ci sarà il derby Milan-Inter e lo vediamo adesso, la nostra regia lo lancerà. Il video dei tifosi del Milan che, esatto, diciamo, chiama raccolta i tifosi rossoneri. Sì, perché c'è un po' l'allarme per quanto riguarda i biglietti. Queste sono le interviste di Shalawi, Amelia e via discorrendo. Si vuole cercare di riempire San Siro, perché la prevendita, lo diciamo, insomma, non sta andando molto bene. Dai, allora, vuole rispondere Alice. Alice da interista. Una squadra così titolata, così rinomata in Italia, perché non ci possiamo nascondere dal fatto che comunque il Milan ha una certa storia in Italia. E in Italia, mondo, in Europa e nel mondo, in Italia. Stavo arrivando. Non ti offendere, falla finire. Ma falla finire, sì, cavaliere. Lo dico che siete più titolati al mondo. Avete bisogno di questi pubblicità. Mezzucci, diciamo, dai. Per un derby, che è la partita che aspettiamo, tu lo sai. Ma ti voglio chiedere, Alessandro, tu sei milanista quanto io sono interista. Servirà questo andare allo video, stadio? Questo video promozionale per il tifo. Allora siamo alla frutta. Il tifoso non ha bisogno dei giocatori che col microfono a mano davanti alla telecamera chiedano l'aiuto, mendicando la presenza dei tifosi. I tifosi che non vanno allo stadio, non vanno allo stadio per vari motivi, perché non c'è motivo di investire quei pochi soldi che si hanno in un non spettacolo. Vabbè, ma fammi capire, ma chi è che ha avuto questa idea di incidere? Posso dire Don Mazzi, sai di cosa hanno bisogno i tifosi milanisti? Di Zlatan Ibrahimovic, che è in mezzo al campo. C'è anche Allegri alla presentazione, video. Dice quest'anno vinciamo tutto. Eccolo qua, c'è anche Allegri. Fino al derby all'ora dura. Ma cos'è che dicono? Non c'è il video, non c'è l'audio, cosa dicono i giocatori? Vi aspettiamo lo stadio. Allora, posso dire, questo video mi ricorda tanto il video del Barcellona della remontata. È vero, bravo. La stessa roba, quando una squadra è in difficoltà, ha paura, lancia questi messaggi subliminali. Sembra i gladiatori. Si chiude così il video dei tifosi. Esatto. Alice ha fatto una provocazione. Dice che noi tifosi milanisti abbiamo bisogno del pagliaccio del caso Ibrahimovic in mezzo al campo, che dica: voglio vincere tutto, vinceremo tutto. Sì, allora, in verità il tifoso quello che vorrebbe vedere nel sottopassaggio i giocatori dell'Atalanta guardare quelli del Milan e farsela sotto, e non entrare sorridendo sicuri di venire a fare il risultato a Milano. Tra l'altro, risultato a Milano, derby, tifosi, mobilitazione dell'ufficio stampa rossonero. Andiamo a vedere allora l'Inter, che scenderà in campo contro il codice fiscale preparato in Azerbaigian, tra l'altro seguita dal presidente Massimo Moratti, perché schiererà Stramaccioni un Inter 2,
proprio per, neanche, per prepararsi. Ma neanche, perché giocheranno molti ragazzi della primavera. Abbiamo l'elenco degli esclusi, okay. Abbiamo chiesto Lumi a Fabrizio Romano questo pomeriggio. Vediamo tutti interviews. Quelli che mancheranno. Milito non giocherà, Samuel, Nagatomo, Cassano, Ranocchia e Handanovic nemmeno. Quindi Stramaccioni, Alice che tiene a riposo. E poi si presume che Nagatomo giocherà titolare. Probabilmente anche Palacio, probabilmente anche Palacio, perché i convocati verranno fuori domani, se non erro. Sì. Prima della conferenza stampa, però vabbè, Milito sicuramente viene fatto ricordare. Allora, sì, abbiamo anche la probabile formazione, ce l'ha inviata in questo momento Fabrizio Romano. Handanovic in porta, Silvestre Cambiasso potrebbe giocare centrale. Handanovic difensivo. Nel derby, tu dici. No, questa è la probabile formazione di giovedì sera. Ma quindi Handanovic potrebbe giocare. Handanovic che Fulvio, è questo è un aggiornamento, la grafica è stata fatta oggi. Silvestre Cambiasso e Juan in difesa, Jonathan, Mudingai, Obi e Guarin a centrocampo, Pereira, Coutinho e il giovane Livaglia in attacco. Comunque guarda, ringraziamo Fabrizio Romano e i nostri ospiti collaborativi anche da casa, grandiosa questa cosa. Adesso io andrei a vedere, a proposito di partite europee, le quote Better, perché abbiamo i nostri amici di Better e lanciamo i cartelli grafici riferiti proprio alle partite che attendono attende soprattutto il Milan. Allora vediamo praticamente a 2:20, per cui è favorito il Milan, è favorito lo Zenit, Manchester City Borussia, praticamente è favorito il City, Manchester City, Ajax Real Madrid, pensate a 1:40 dato la vittoria del Real Madrid, Dinamo Kiev, Dinamo Zagabria, favoritissima la Dinamo Kiev, anche perché la Dinamo Zagabria la prima partita ha fatto, ce ne sono ancora mi pare. Sì, sì, ci sono altri due cartelli. Porto sempre favorito su Ibrahimovic. Il Porto su Ibrahimovic? Sì, è favorito il Porto, l'Arsenal favoritissimo sull'Olympiacos e l'Anderlecht, il Malaga, pensa, favorito il Malaga sull'Anderlecht, nonostante il pareggio dell'Anderlecht a Milano, ma il Malaga ha partito benissimo. Pensa se il Malaga vincesse questa partita con 6 punti in classifica sul Milan. Per poco comunque eliminerebbe il discorso primo posto, quantomeno nelle aspettative della vigilia. La proposta di Better, eccola qua, Zenit Milan X, quindi... Ci sono poche speranze, secondo gli amici di Better, per una vittoria rossonera in terra russa. City, Borussia Dortmund, bellissima partita fra il 4-2-3-1 di Mancini e quello dei tedeschi. Uno dice Better, Ajax Real Madrid, 2 il Real di Mourinho favorito. Poi Porto Paris Saint Germain, l'abbiamo visto, uno è favorito il Porto nonostante il grande Paris Saint Germain del primo turno. E Arsenal Olympiacos suggeriscono un 1, si gioca 10 euro, si vincono 261 euro e 77 centesimi. Ci vediamo tra pochissimo per i saluti finali. Allora, per concludere riproporrei Milan in campo domani sera, questa sarà probabile formazione che schiererà Allegri anche per salvare il suo futuro. Il 4-3-3 confermato con Montolivo che proverà a dare un po' di qualità a questo centrocampo. Pare che partano dall'inizio Robinho ed El Shaarawy, dietro Pazzini. Questo il Milan contro lo Zenit di Spalletti. Ricordiamo anche che lo Zenit non viene da un periodo florido di buoni risultati. Quindi però Spalletti ha detto che sarà la partita della vita. Sarà la partita della vita. Allegri, quella Allegri della, ha detto che vuole un po' di equilibrio della qualificazione. Allora, un pronostico. Mi rifiuto di credere che questa sia la formazione, soprattutto in fase offensiva. Giocherà una punta Pazzini o Robinho con El Shaarawy. Ultima domanda di Alice. Domanda velocissima, come mai c'era scritto allenatore Tassotti? Era già fatto fuori lei. Forse non l'abbiamo aggiornato. Perché ci sarà qualcuno nello skybox. Dalla regia mi voglio bene. Vorrei una piccola inquadratura su Iacoboni. Le richieste finali. È impallidito. Ma no, stai tranquillo. Vedremo domani sera. Allora io vi ricordo che domani sera saremo in onda in diretta sempre dalle 22:30 per seguire il dopo partita di questo Zenit Milan e di questa seconda giornata del secondo turno di Champions League, quindi tutti collegati con Odeon TV 22:30 domani sera. Io saluto i miei compagni di viaggio, Stefano Peduzzi, Pulga, il nuovo allenatore del Cagliari, Pulga con la L. Ci abitueremo anche a questo nome. Grazie anche a Sara Ripamonti. Buonanotte a tutti, ci vediamo domani alle 22:30. Andrea Bevardi, grazie. Ci sei anche tu. Alice Brambilla. Buonanotte, pronti per il derby. Roberto Galì, anche lui un po' pacchiato. Alessandro Iacobone, saluti a tutti e forza Milan sempre a prescindere. E Fulvio Colobati, buonanotte. Io vi ringrazio per averci seguito, appuntamento domani sera, buonanotte, ciao.